Radio Cigliano presenta Dopo cena con, quattro chiacchiere con tanti ospiti e la loro musica. 24 novembre 2016, benvenuti in diretta su Radio Cigliano. Siete all'ascolto di Dopo cena con, la trasmissione del giovedì, quella che per molti è diventata irrinunciabile, come sento dire spesso da voi, dai vostri commenti di Facebook. Perché che cosa succede? Durante la settimana ci sta la musica, ci sta la rotation sulla, su Radio Cigliano. Il giovedì è la serata che io mi riposo un po'. E perché mi riposo? Perché invito degli amici, delle amiche a fare la trasmissione con noi, loro portano la musica e io me ne sto bello, sereno, tranquillo e praticamente sono qua semplicemente a fare da raccordo. Signore e signori, se siete su Facebook già ci vedete, questa sera sono due, sono bellissime, sono eccezionali, riempiono lo schermo con la loro solarità e con la meraviglia che sono. Sono con noi stasera a Dopo cena con Eleonora De Angelis e Ilaria Latini. Ciao, ciao. Evviva a tutti. Ciao. Grazie di essere qui, ragazze. Allora, che cos'è Dopo cena con? Un piccolo cappello. Poi vi lascio la parola perché certo, siete voi le indiscusse sovrane, regine, avete l'egida della trasmissione questa sera. Dopo cena con è una trasmissione, come ho detto, ci sono gli amici, ci sta la chat di Facebook, c'è la chat di Spreaker, voi potete interagire con noi tranquillamente e serenamente senza avere nessun problema e cazzeggiare insieme a noi, anche se questa sera, devo dire la verità, c'è una sorpresa. Ed è una bella sorpresa. Quando io ho parlato con Ilaria e mi ha detto facciamo una trasmissione in questa maniera, io sono stato là e ho detto sì, domani. E poi non si poteva fare domani, l'abbiamo un po' rimandata. Perché qual è il leitmotiv di questa trasmissione, ragazze? È una cosa che è nata in maniera molto carina. Perché innanzitutto ci tengo a dire, Ale, che stavamo dicendo proprio adesso, stiamo facendo i complimenti a Alessio per l'entusiasmo che lui ha nei confronti della vita, perché inventarsi questo... Sì, perché poi qua voi non, ovviamente non vedete tutto, non potete fantastico immaginare, cioè sì, inventarsi questo vuol dire amare la vita, davvero dai un bel esempio. Guarda, Ale, io ho sempre detto una cosa, piccola parentesi, poi vi lascio veramente la parola, io ho detto sempre una cosa, che uno c'ha delle passioni, dei sogni, no? Poi dice porca miseria, mi piacerebbe fare la televisione, mi piacerebbe fare la radio, ma non posso perché non mi va di andare a presentarmi a fare. Allora, ora si può da casa tua, tu la sera inviti gli amici, fai le cose e la puoi fare con un'attrezzatura minima e portare avanti le tue passioni. Secondo me, ma perché no? Ma perché sì, dovremmo togliercelo? Sì, ma tu hai sempre tante idee e riesci a rendere divertente anche la sistemazione dei contrattini a casa, quindi vero, lo sanno tutti, sei fighissimo. Perché avete un po' tutti i programmini miei per fare. Tutti ne usufruiamo. Ah, questo non lo sapevo, un programmino per ti devo dare un programmino. Sì, ti devo dare un programmino che ti servirà. Questa ti manca. Sì. Allora, ragazze, allora, come andate? Com'è andata? Alessio mi ha raccontato sin dall'inizio questa cosa della radio, perché ci siamo incontrati, ci siamo trovati a lavorare insieme mentre nasceva tutto. Poi tra l'altro non ci incontravamo mai, da quanto? Sì, da tanto. Ma da tanto, ci siamo proprio incontrati ed è stata una benedizione, perché veramente la prima cosa che mi hai detto, ma facciamo questa cosa di getto, bella, bellissima, sì, dai. Sì, perché diciamo, allora io mi riferivo a qualche mese fa che ci siamo incrociati e tu mi raccontavi di tutto quello che avveniva rispetto a questa idea della radio, quindi mi avevi reso partecipe. Per un po' di tempo non ci siamo incontrati, se non sentiti in cuffia nelle nostre meravigliose colonne separate. Che meraviglia. Ci rincontriamo e chiedo a Alessio come va, ma raccontami le novità, che bello, e lui si gira e mi dice benissimo, vuoi venire? E io non sapevo neanche cosa fosse, perché non sono su Facebook, quindi non avevo davvero seguito tutto questo. Sto vedendo che sta scrivendo mio fratello, E dai, ci è riuscito Fabrizio, vai, grandissimo, grande Fabrizio Vitale che ci sta seguendo in questo momento. E tanti amici. Guarda, che mio fratello è mio amico. Guarda, introduciamo la serata, poi dopo facciamo un riepilogo di tutti gli amici e vediamo chi ci sta salutando. Succede che quando lui mi dice che cosa facciamo, dice pensaci un attimo, e io in quel momento ho avuto un attimo di... Così sono rimasta, ho detto Dio no, ma e cosa? Io non ero preparata all'invito, non sapevo neanche che nel frattempo era diventata una trasmissione inviti. E quindi ho pensato,
Non, sicuramente questa cosa capita per qualche ragione, ci incontriamo a parlare di questo per vero? Qualcosa. Quale cosa carina si può nascondere dietro a tutto questo? E lì mi è venuta in mente Eleonora, perché sono, è tanto tempo che noi, c'è una grande solidarietà sì. tra noi, ci incontriamo, parliamo e non c'è riusciamo feeling. A ricavarci, c'è feeling, c'è, ci sono storie che si incrociano sotto molti punti condivisione di emozioni, di tante emozioni, di vero? Sì. Tanto. Di... due famiglie, cresciute entrambe in due famiglie di questo settore, tante cose, tra cui sicuramente la più profonda che ci lega, che in questi mesi ci ha tenute vicine per mano, ma non eravamo mai riuscite a ricavarci un momento, una sera per noi, ce la promettiamo da tanto. Sì, è vero. E allora l'ho chiamata e gli ho detto: Ele, ci regaliamo questa sera e parliamo finalmente come volevamo dei nostri amatissimi fratelli, fratello e sorella, Laura e Vittorio. Grandissima. Io ho sentito questa cosa, veramente mi è venuto un brivido e ho detto: la voglio fare immediatamente. Poi non era possibile, ci siamo dovuti un po' organizzare, ma è stato veramente una figata l'idea. No, mi piace da morire. E poi la cosa divertente per me è che ho visto spesso, seguivo sempre le tue trasmissioni. Sì. Che sono carinissime, beh, voi lo sapete che lo seguite. E ah, carino, vedi, ah, partono la musica. Oddio, speriamo che non mi invita, perché io non saprei cosa portare, non saprei, insomma, mi vergognerei. E poi mi chiama Ilaria e mi propone questa cosa, io proprio neanche l'ho fatta finire, ho detto ma certo, ma è un'idea fantastica, e quindi sono contenta di essere qui. Ho detto: Ele, ecco il nostro appuntamento, ce l'abbiamo, abbiamo è una vero. data. E adesso condividiamo con voi molte cose, sì. Che tra l'altro non ci siamo ancora parlate rispetto a stasera. No, infatti. Infatti siamo venute in macchina tutto, sotto, sì. Dicendo vabbè, aspettiamo un attimo che eravamo un po' in anticipo. E così parliamo un attimo della trasmissione e manda messaggio al marito, manda messaggio. Non si riesce a organizzare. Con mio fratello, che Fabrizio sa qual è l'argomento della serata. Esatto. E quindi ci tenevo a... a tenerlo. Però quello che è bello anche è che non ci sia scaletta, nel senso che siamo qua veramente come sì, se sì, certo. Come dico io, ci siamo seduti sul divano e improvvisamente è uscito fuori un argomento e se ne parla, capito? Se ne parla con noi, con voi che siete a casa, su Facebook, su Spreaker in questo momento, se state ascoltando la radio, quella pulita, senza i fuori onda. Qualsiasi domanda, qualsiasi curiosità, certo. Qualsiasi condivisione che volete avere con noi dei vostri pensieri, noi siamo qui e la regia e sarà proprio una cosa in divenire, un paio d'ore in amicizia parlando di questa bella cosa che vi è venuta in mente a voi. E poi legato il ricordo, insomma, ricordo, poi è una parola molto riduttiva, no? Perché ovviamente non è un per ricordo. Noi è una presenza costante, è certo. E non potrebbe essere altrimenti. E però la ricerca di delle canzoni, della musica, è stato un percorso, diciamo, con Ilaria, veramente bellissimo, perché comunque ripercorri la tua infanzia e senti le emozioni che sentivi allora. È vero. E, per esempio, io ho fatto un percorso che mi è venuto da definirlo quasi un po' egoista, perché ho, come dire, abbracciato un periodo di tempo, un periodo di situazioni mie con Vittorio, cioè proprio da sorella e fratello, e quindi mi sentivo quasi, non dico in colpa, però dicevo forse, insomma, c'è gioia, no? La, sì, la moglie vero, di Vittorio, sì. Ci stanno Flavio e Valerio, e, che anzi saluto, i figli di Vittorio e Gioia, e tutta, insomma, una serie di persone che magari potevo anche scegliere una canzone che legasse tutto quanto. Volevo mettere una canzone del mio matrimonio al quale lui ha partecipato e che so che a lui piaceva, poi invece l'ho scartata, matrimonio, mio marito, insomma, per infilare tutti i miei figli, Camilla, Leonardo, Raffaello, eccetera. Però invece trasmettere, racconterò anche, e questo mi piace tantissimo, un periodo di Vittorio che magari molti non conoscono, certo. Soprattutto i colleghi, no? Certo, perché certo. Comunque Vittorio bambino, Vittorio ragazzo, Vittorio... è bello condividerlo con voi, io ce l'ho sempre con me, ce l'ho sempre avuto con me, e quindi sono riuscita a non sentirmi più egoista, ecco, anzi è
un regalo che voglio fare. Noi siamo in cinque qui stasera, certo. Veramente siamo in cinque, non c'è spazio per cinque, ma l'abbiamo creato, siamo riusciti a creare quello spazio da cinque veramente eccezionale, e adesso piano piano ci introduciamo, sì, in questa trasmissione e chiacchiereremo un po'. Devo dire un paio di cose, intanto scusatemi, fatemi salutare chi c'è in questo momento. Abbiamo Giuseppe, Luke, Valeria, ciao Valeria, grazie di essere con noi, e Leila, Fabrizio Vidale, grazie Fabrizio di essere qui e di assistere. Quando vuoi intervenire, partecipare, qualunque cosa, potrai farlo in tutte le maniere, scrivendo qui in chat, c'è anche il WhatsApp, ci saranno tante maniere per intervenire e ti vogliamo sentire perché è bello, è fighissimo. C'è anche Sergio, mia moglie, ciao moglie. C'è anche Giuseppe e c'è Michele Alborghetti, ciao Michi. E Monica Gravina, un bacione Monica. E poi c'è anche Alessandro Bianconi, che è il mio fratello conduttore delle trasmissioni, e lo salutiamo anche a lui, l'altro pazzo. Allora, siete qui, siete tanti, e questa è una trasmissione veramente dedicata a Laura e dedicata a Vittorio, e per attraverso la testimonianza, che non è una testimonianza, è proprio cuore, è cuore che esce, certo, fuori, e che ti fa venire voglia di chiacchierare, di Eleonora e di Ilaria, che quindi ci racconteranno com'erano, che ci racconteranno quello che vogliono, sì, senza avere delle cose, però insomma voi potete interagire. Vi chiedo soltanto 2 secondi di focalizzazione sulla vostra pagina Facebook, perché condividete il video. Se condividete il video sulla vostra pagina Facebook, saremo ancora di più a vederlo, ancora più persone in diretta qui a parlare con loro e a condividere questo bel momento. È l'unica maniera in cui Radio Cigliano si fa pubblicità, con le vostre condivisioni. Quindi fra un po' vi ringrazierò per le condivisioni che avete fatto. Vi ricordo che questa trasmissione sarà disponibile subito dopo la diretta nei podcast di Radio Cigliano su Spreaker, e che sarà disponibile anche sul canale YouTube in HD. Domani mattina troverete tutta la trasmissione e potrete rivederla quante volte vorrete. Allora, io volevo chiedervi una prima, come dire, una prima idea di... siamo in cinque, ma due hanno bisogno della vostra presentazione per essere qui con noi in questo momento, perché magari anche la gente che non è proprio del mestiere, cioè, non, sì, conosce, non sa, oppure sa ma non può sapere, sì, esattamente. Vai Ilaria. Guarda, no, c'è una cosa molto importante con la quale sono sicura anche le condivide, ci piacerebbe aprire, ed è il fatto che questo legame che ovviamente la vita ha portato, ha rafforzato tra me e Eleonora per l'esperienza, certo, che abbiamo passato, c'era già prima, sì, perché ci siamo sempre presi molto bene, però si è sicuramente solidificato, si basa su un messaggio comunque positivo che noi ci teniamo a mandare. Perché entrambe, e questo era quello che ci volevamo dire quella sera, per questo ci volevamo vedere, e quindi stasera lo vogliamo condividere comunque un messaggio di speranza e positivo, è del fatto che anche un evento così nella vita può arrivare ad arricchire una persona, perché ovviamente quello che noi abbiamo vissuto e vivono tante altre persone in altri modi, sappiamo che non è una cosa semplice, è doloroso. Insomma, è chiaro, no? È tutto chiaro. Questo sì, prevede un lavoro molto grande, ma allo stesso tempo noi siamo profondamente grate ai nostri fratelli, perché in qualche modo loro ci hanno insegnato, forse paradossalmente, a sorridere nella vita, perché ci hanno insegnato quali sono i problemi e quali non lo sono. Esatto. Bello. E poi io credo che uno tende al desiderio di omaggiare, no? Le, sì, persone non ci sono più, allora dice come posso fare, cioè chi fa, vabbè, sembra assurdo, dico cosa, tra cose, statue, dipinti, cose, eccetera, così. E io credo che il modo migliore per omaggiarli sia proprio vivere, cioè vivere con intensità, pienamente sì, e con positività, che non vuol dire così in questo senso, cioè vivere nel senso proprio mordere la vita, sfruttarla fino in fondo, perché io sono sicura che loro questo vogliono, che loro questo sentono e che loro vivono in qualche modo attraverso noi. E quindi sì, questo è bellissimo. È secondo è me bello, un bell'augurio iniziale. È un dovere iniziale. È un dovere
piacere, insomma, non so come definirlo, però questo, insomma, sì. La vita sì. Va... E loro ci hanno lasciato anche tante persone a cui noi vogliamo bene, e a partire dai nostri amatissimi nipoti. Che salutiamo, io do un bacio speciale a Carolina, anche Flavio, se Valerio. Non mi voglio togliere neanche il piacere di darlo a Chiara e Sara, che sono le figlie anche di Fabrizio, certo. Perché tutto questo rafforza ancora di più anche i legami con tutti. Come ci dicevamo prima, non possiamo non dare un bacio anche ai nostri figli. Eh sì. Perché questa è una trasmissione in cui proprio prende corpo l'affetto, la famiglia, sì. Tutto quello che impari ad amare. Che bello. Mio fratello Fabrizio, mio marito, mia cognata, mio cognato Dennis che amo profondamente, la sua compagna Lulu, il suo nuovo bambino. Siamo diventati ancora più uniti, siamo davvero molto, ci siamo attaccati, stretti, proprio stretti, sì. Ci siamo legati. Presi per mano e anche magari tra lacrime e anche tanti sorrisi abbiamo ricostruito una vita che oggi è sicuramente più profonda. E, bello. E sì, i legami sono ovviamente più profondi, insomma è tutto tutto ha più sostanza. E vedi anche le altre persone con occhi diversi, non che ce ne fosse bisogno, no? È chiaro che io mio marito lo amo, però vedere come ha saputo starmi vicino, certo. E così vale per i miei figli, per Camilla, per Leonardo, per Raffaello, per Alessandro, che pur così piccolo è stato comunque capace, e anche ovviamente Gioia, una che grandissima te lo dica donna che no ma veramente cioè, te lo diciamo perché è bello dirlo ed è proprio fiorita, insomma, adesso non vorrei che sembriamo delle pazze. No, è chiaro, no, che, no, no, voglio no, dire che mettete tutto questo dentro a un equilibrio. È chiaro che stiamo parlando di una cosa dolorosa, forte e drammatica. Che poi crea delle altre situazioni intorno, però, capito? Insomma, e vedi anche come per esempio i miei genitori, che adesso, insomma, con tutte le liti, no, che ci stanno con i genitori, eccetera, io adesso provo onestamente veramente una grandissima ammirazione. È vero. E quindi... Allora ci sono, guarda, tanta gente che sta... a parte Alessandro, che voglio leggere subito, così me lo levo subito dai coglioni. Ma come mai due donne così intelligenti e sensibili vengono in trasmissione da te? Ci lo leviamo subito dai coglioni, grazie. Amico da 40 anni. Allora, io ho letto delle cose molto belle. Ho letto, vediamo, fammi tornare su. Aspetta, qua si parlava della vostra carriera, invece ho letto saluti ad Alessio e a Eleonora, che ricorderà il mio tributo a Vittorio con le interviste a Simone e a Barbara e a Ilaria, con cui ci siamo sentiti alcune volte via mail. Un abbraccio a entrambe da parte di Marco. Grazie, ciao Marco. E anche Giuseppe dice: ho intervistato molte vostre colleghe e tutti hanno sempre avuto parole dolcissime nel ricordare Vittorio e Laura. Grazie anche a Giuseppe. Barbarella Castracane, ti si blocca la diretta? Secondo me devi chiudere Facebook e riaprire, perché a volte si può bloccare, però se dovrebbe risolversi, perché oggi sto con la fibra, quindi non dovrei avere problemi di diretta. Mi controllate se io sono taggata, perché non vedo mia figlia, strano. Se tu sei taggata te lo guardo immediatamente. Che ci vuole? Allora apro, guarda, ti apro addirittura un'altra pagina, perché è così. Comunque volevo dire, non so perché mi è venuto in mente, ah sì, perché ho letto vicino Laura e Vittorio, che tra le cose in comune che avevano Laura e Vittorio, una simpatia, mamma mia. Proprio tra le due persone, sì. che mi facevano più ridere, sì. in assoluto. Lui proprio più English e lui molto English, sì, e lei più fuori, due facce, sì. di una stessa medaglia, sì. E la cosa carina è che sia io che Eleonora eravamo poi molto legati, anche io a Vittorio e lei a Laura. Ah sì, quindi... assolutamente, è vero. Salutiamo Sergio, che non può restare con noi, ma ci sentirà in registrata su YouTube o su Facebook più in là, ma scrive molto che non avevo visto. Un giorno stavo recitando dei versi di Lorenzo De Medici e lui, Cesare Barbetti, mi fermò quasi subito, mi disse di essere più vero, più spontaneo e che dovevo avere qualche punto di riferimento. Mi è sembrato molto strano detto da lui, perché mi aveva sempre predicato il fai da te e credi solo in te. Ma ricordo molto bene che in quel momento mi disse di prendere come esempio Vittorio De Angelis, che lui aveva
sarai chiamata a lavorare quasi per primo. Vittorio è bravissimo, è naturale ed è brillante. Ricordati, il drammatico può essere artefatto, il brillante o ce l'hai o non ce l'hai. E Vittorio ce l'aveva. Eh beh, direi. Vittorio ce l'ha nella vita e sì, e ma infatti lavoro. Anche questo è il bello, che era nella vita. Io con Vittorio noi abbiamo lavorato un po' di meno perché eravamo in giri diversi, ma con Ilaria e Laura abbiamo lavorato tanto. Tantissimo. E veramente quanto ci ammazzavamo delle risate dei turni, perché poi a me farmi partire la risata ci vuole niente, a Laura meno del niente, quindi veramente erano dei turni che a volte rischiavano di non finire perché stavamo a ridere e cazzeggiare. Questa voglia, energia veramente bella, che è una delle cose più belle che ricordo, ma anche di Vittorio, di Laura, di tutte e due, era un'energia positiva sempre trasmessa, sempre palpabile, capito? Sempre veramente molto bella. Allora io direi una cosa, abbiamo rotto il ghiaccio e l'avete rotto egregiamente, devo dire, alla grande. Io direi di iniziare con un brano musicale. Abbiamo qualcosa da farci da far sentire, e come abbiamo detto, questi non sono pezzi trovati per caso al 3x2, sono dei pezzi che hanno un senso in questa serata. Ditemi chi di voi due vuole partire. È uguale. Come volete. Decidete. Decidi tu. No, siete voi le ospiti della serata, fatevi bim bum bale giù. Chi qual vuole partire? Qual è il pezzo più antico? È il tuo. Ah, vogliamo andare in ordine cronologico. Vuoi partire tu? Dai, ma come volete voi, per me è assolutamente identico. Allora, è il pezzo è questo, Ero? Questo io, sì, questo mi colpisce pure a me. Questo è veramente bello, che bello, dici? Bello, bello. Parti tu, vuoi partire tu o vuoi partire io? No, uguale, va benissimo. Vai. Parti tu. Allora, parlami della scelta di questo brano. Allora, io mi ricordo la mia casa, via Ghirzi, Vittorio è di 5 anni più grande di me. Quindi in un certo periodo 5 anni sono parecchi, nonostante noi abbiamo sempre avuto un rapporto stretto fin da subito. Parto una parentesi, vicende familiari, siamo stati separati per 2 anni, vabbè, insomma, no? Quindi magari anche per questo ancora più stretto poi. E mi ricordo la casa di Via Ghirzi e questi dischi di musica brasiliana che lui metteva, perché era un grande appassionato di musica brasiliana. Proprio un cultore, gli piaceva, era entusiasta. Era entusiasta, e anche a me, infatti io per anni ho avuto il mito del Brasile, volevo andare in Brasile, Massi. Poi ci sei andata? No. No? Ci devi ancora andare. No. E niente, cercando queste canzoni ho trovato questo, ho chiesto un aiuto al mio amico David. E a tirarmi giù, mi tiri giù dei classici, perché sai, io non è che me li ricordavo bene, esattamente, certo. Anche se anche a me piace, eccetera. Mi ha dato 3 titoli, ho messo questa ed è stato veramente, mi sono ritrovata nel salone di casa mia tanti all'epoca. Anni fa. E la musica brasiliana, perché poi la musica, le passioni rispecchiano le persone, no? Ha questo questa allegria, perché indubbiamente è allegro, no? Il samba comunque è allegro, il casino, il carnevale, eccetera. Però questa lieve malinconia, quella saudade, come saudade, la chiamano loro, la esatto, saudade. Esatto, la saudade, ma tolto la parola di bocca, che faceva parte anche quella di Vittorio, no? Vittorio questo sorriso ironico, questa, ma questo occhiettino che forse anche io mi cantò un po' con un velo di nostalgia, un po' velato, che è forse anche molto affascinante. Io questa canzone la adoro. E allora iniziamo a sentirla, io ti lascio. Vai, presentamela, dimmi chi sono. Alice, oddio, non so se la pronuncio bene. Alice Regina Tom Jobim, Agua de Marzo. Bellissimo pezzo, tra l'altro tradotto in italiano. Sì. Da Bruno Lauzi. Sì. Sentite che meraviglia. Bellissima, fantastica. Allora ora siamo tutti vostri, perché sulla radio va il pezzo che ha scelto Eleonora, e siamo rimasti con voi su Facebook per cazzeggiare un po' insieme. Io voglio ringraziare tanta gente, guarda, c'è tantissima gente. Michele, Monica ci stanno dicendo che fortunatamente la diretta funziona ed è fluida e siamo contenti. Che carina questa frase, bellissima. Le voci nell'ombra che illuminano i cuori, bellissima. Vabbè, sì, però siete voi stasera, io sono veramente all'atere. Grande grazie Valeria del feedback. Lauretta. C'è anche Lauretta, bella. Grazie Laura di essere con noi. No. Ilaria sei sempre più bella, questo è una cosa per te. Non buonasera, diciamo buona puntata, però lo leggono tutti, perché non è questa è pubblica, sta chat non è solo nostra.
Anche se ho avuto contatti fugaci con loro, ho un bel ricordo anch'io di Vittorio e Laura, dice Marco. Le risate fatte con Vittorio rimangono nella storia. Sai che c'era buona ragione, Fabrizio. Proprio, e poi guarda, ti dico che Vittorio era molto legato anche a Fabrizio. È vero, diceva, amicissimi, come no? Ma come no? Si volevano molto bene. Grazie anche a Roberto di essere con noi, grazie a Carla che ci sta seguendo da Filadelfia. E stiamo poi adesso ripercorremo un po' il leitmotiv di questa trasmissione per chi si è collegato tardi. Grazie a Sergio. È bello iniziare, dice Fabrizio, con un pezzo brasiliano. Abbiamo trovato il giusto inizio al volo, perché non c'è veramente nulla di scalettato, è tutto improvvisato e ci piace questa cosa, ci piace che sia veramente al volo. Stiamo chiacchierando con voi, con loro che sono qui in questo momento, ed è veramente una figata. Infatti l'altro giorno hai visto, mentre condividevamo qualcosa, lo dicevo che mi ha fatto venire i brividi lei quando ha scelto questo pezzo, perché Vittorio parlava anche a me di quanto gli piacesse la musica brasiliana. È bella. Poi questo veramente, questo è un classico che all'epoca c'era in tutte le case, che sentivamo, è capito? Proprio anni 70 sì, pure. Infatti l'anno è Saudade pura per tutti noi. Sì. C'è un brano che se tu lo metti non puoi non evocare niente. Figurati a voi che veramente lo sentivate suonato. Sì, io ritorno così, io proprio vedo il caminetto di casa mia, il piano di travertino che c'era lì vicino, tipo Panta. Tutte cose non dell'epoca, che figata. Le lampadari anni 70, le cene dei doppiatori a casa, io ero molto fiera perché mio papà faceva queste cene e gli invitati stavano seduti per terra. Ah, certo. E io mi sentivo molto figa, che era molto, i miei genitori che molto erano... Beat Generation, vero? Ammazza, veramente Beat Generation. Torniamo in diretta che è finito il brano, restate con noi, mi raccomando, è una bella serata questa, non ve la perdete. Che c'è in televisione, X Factor? E chi se ne frega, restate con noi. C'è un'altra ma cosa, guarda un po', dire, ma sì? Così magari mangiorno. Beh, qualche cosa ti arriverà, qualche aggiornamento ti arriverà. Torniamo in diretta. Elis Regina e Tom Jobim, bellissimo brano del 74 che ha portato Eleonora Aguas de Marzo. Ripeto, è stato fatto da tanti, da Lavanoni, è stato fatto veramente in tante maniere, ma questa versione originale, come dicevamo, ci porta a quel salotto. Sì. Ci porta a quel salotto con quei dettagli che tu avevi intorno, e veramente è un riaffiorare. Sai come quando nei telefilm che facciamo spesso, noi che doppiamo, a un certo punto parte il ricordo un po' con l'ondulato e ti parte il ricordo che si sovrappone. Sì, esatto. Ecco, questa è la sensazione che abbiamo avuto un po' estiva, tutti. La calura che entrava dalla finestra. Le finestre aperte, tutto quanto. I gran premi, mi ricordo, su quei divani, i sonni di mio padre sul divano. Però in quel momento la musica non c'era. Però ti porto in quel salotto e c'era tutto e lì. Rivive tutto. Una vita là dentro. Bellissimo pezzo per cominciare, veramente. Tanta gente. Monica dice un saluto dal gruppone di Masterchef. Posso parlare di Masterchef? Devi. Allora... Cos'è? Con i nostri amici storici, guarda, non so perché, poi appunto come diceva lei, no? Anche le amicizie hanno un rinsaldarsi, certo. Insomma, c'è un gruppo di amici storici miei e di Vittorio proprio, e cioè mio cugino, vabbè, proprio cugino, amico e tutto di Vittorio, il suo migliore amico, eccetera, insomma, mia cugina, mio marito là. E un gruppo dove facciamo una gara di cucina, siamo bravissimi, ognuno porta... Voi cucinate? Noi cuciniamo. Ma che figata! No, una figata. E tra l'altro mangiate. Siamo agguerritissimi, mangiamo e ci stiamo votando noi. Ma che figata! No, ma purtroppo non posso far vedere le foto, ed è una competizione fichissima, avremo anche un sito, poi lo pubblicizzeremo. Ma che bello, bellissimo! Quindi amici che di Masterchef. Masterchef! Perché Masterchef. Un nostro amico dice Masterchef. E allora è giusto che sia così. Li saluto tutti. Gli amici miei e tutti loro stra super amici di Vittorio. Bene, allora io adesso ho fatto un casino perché qua c'ho due mouse, voglio far vedere la foto di Vittorio adesso, perché è un gran bel vedere, diciamo. Porca miseria, questa è la pagina di Antonio Genna del Mondo dei Doppiatori, dove c'è, vabbè, il curriculum, ma insomma ci è piaciuto tirare fuori questa foto che è decontestualizzata per il doppiaggio, e decontestualizzarla noi qui parlando di cose che non fanno parte del doppiaggio, parlando di Aguas de Marzo, certo. Che di vita, no? Di sensazioni,
di suoni, di profumi, di cose che restano, secondo me, ed è molto bello. Allora, io ripeto, l'avete un po' glissata questa cosa. Una piccola, per chi non li conosce bene, per chi non sa, presentazione. Sì, una presentiamoli, perché sono qui con noi, hanno bisogno della vostra voce per essere un po' presentati come volete voi, non una cosa, non ce ne frega niente di una cosa stentoria o altre cose, anche un vostro ricordo, secondo me, che possa essere, come dire, che possa essere di presentazione, che possa introdurci alle persone, alle persone care. Una battuta, quello che vuoi. Innanzitutto vorrei lanciare una proposta carina, che a chiunque venga in mente qualcosa, un aggettivo da regalare a Laura e a Vittorio, un aneddoto, qualunque cosa, sarebbe davvero molto carino sulla chat, che fosse tra tutti noi, perché chiaramente noi possiamo dare le nostre sensazioni di sorelle, certo. Però noi sappiamo che ciascuno di noi poi è un insieme di cose, è un amico, è un compagno, è un collega, è un appassionato, esatto, è una sorella di un'altra persona che lo conosce, quindi, di voce, sì, no? Che sì. Conosce la sua voce, che lo riconosce, che la riconosce, che lo riconosce, la riconosce che sempre, l'ha capito? E veramente mi farebbe molto piacere se questa cosa fosse fatta tutti insieme, anche tu Ale. Anche io, tanti, guarda, io tanti aneddoti me li ricordo, io mi ricordo delle risate con Laura eccezionali, io mi ricordo una cosa che ha fatto Laura professionalmente che era eccezionale, che era Will & Grace, l'interpretazione di quella pazzerella, sì, che non mi ricordo, sì, come sì. Si chiama, ma era veramente eccezionale. Il Karen, nome Karen, che là era tutto un colore quella sitcom, però porca miseria, Laura, che poi ha trovato una vocalità aderentissima all'originale, sì, perché la faceva lei anche così, sì, difficilissimo, sì. Una cosa complicata, sì. Io mi ricordo che lei usciva dai turni sventrata, sì, da quelle cose, però con un sorriso sempre, sì, che non tramontava mai, vero? Cioè, lei è bellissima questa cosa. Non si aspettava che questa cosa avrebbe avuto tutto questo successo, all'inizio ha iniziato non sapendo se effettivamente stava facendo bene questo personaggio, invece ha fatto impazzire tutti, tuttora ovunque. Perché poi era questo personaggio, era un po' pazzerello come la lei. La serie era molto carina. La serie era carina, ma era pazzo come lei, perché Laura alternava veramente momenti di pazzia, ma quella bella pazzia, sì, quella, sì, che ti fa, sì, venire voglia, sì, di uscire, sì, di andare, andarti a prendere una cosa, sì, e andare a cena, no? Io mi ricordo una cena di fine serie, sarà stato 92, 93, non mi ricordo neanche la serie, che la serata che era, io e lei stavamo a fare, poi a me se mi dai un là, ma pure a Laura, stavamo a fare un casino di quelli pazzeschi, a un certo punto è arrivato il cameriere e ci disse, però per cortesia c'è anche altra gente, e Laura lo fece andare via, si girò e fece, e sti cazzi! era lei, me lo ricordo come se fosse oggi, veramente, eccezionale, veramente. Sì, lei era un continuo di... veramente di cose che non sapevi cosa usciva e come arginare il fenomeno, perché Laura era comunque una persona molto diretta nel bene e nel male, a volte era anche faticosa, proprio perché era una persona che se pensava una cosa te la doveva dire il cecio in bocca, non se lo teneva, non c'era proprio verso. e la cosa divertente, che quando penso a lei mi fa sempre ridere, e devo dire che spesso con tanti colleghi, non so se qualcuno di voi. Sì, stanno già aggettivi, stanno arrivando, ma anche ricordi di Valeria, adesso li leggiamo. Sì, adesso sì. Li leggiamo. Che bello, dopo leggiamo questa di Valeria. E Laura sicuramente ne combinava una dietro l'altra, perché avendo questa spontaneità immediata, se riusciva a uscirsene sempre con la cosa sbagliata al momento sbagliato, nella situazione peggiore, quindi si metteva in situazioni che erano comicissime. Sì, e poi però diceva, vabbè, chi se ne frega. Sì, esatto, liquidava rapida, capito? Andava rapida. Rapidamente. Andava rapida. E quindi siamo pieni di aneddoti divertentissimi. Non so se è la serata, ma poi qualcuno lo possiamo citare. Ma sì, secondo me sì, perché ripeto, certo, sono qua accanto e a poi noi. Vedi, è proprio un thread union tra loro, no? Perché comunque pure Vittorio, se tu appunto l'hai frequentata di meno, ma i miei colleghi non fanno che dirlo, ma lo dicevano anche allora, cioè le risate che
che si faceva. Beh, vabbè. E lui con un, no, con un, uno stile diverso. Sì. Cioè, ti diceva English. Quella molto English, molto British. Quella parolina al momento giusto per cui te proprio ma morivi lì dalle risate, sì, sì, sì. Alleggio. E poi lui ti guardava con quella faccetta come dire, sì. Che ho detto? Sì. Che ho detto? Aveva e una poi una comicità dell'assurdo. Io mi ricordo una volta stavamo, non so perché mi viene in mente questa cosa, stavamo guardando una partita, hanno lanciato i lacrimogeni e allora c'era un coso, tutti che piangevano. Allora arriva mia madre e mia madre fa, oddio mia madre, ma cosa è successo? Perché piangono tutte? E lui fa, è morta la madre del guardaline. E lei fa, ma ridilla che non si è sentita, è morta? È morta la madre del guardaline. Oh poverina, ma che carini, piangono tutti. E poi lui non le diceva mai la verità delle cose. Come una volta che stavo in aereo e lui cominciò, stavamo su un aereo non dell'Alitalia, era un viaggio intercontinentale, fecero un annuncio nell'altra lingua e lui ha cominciato a fare, che poi lui era anche timido, quindi ti fa ridere questa, ha cominciato a fare, ah no, ma come le valigie, come non atterriamo a Fiumicino ma a Ciampino, ma non è possibile, e tutto l'aereo, no? E ha messo in subbuglio l'aereo, ha messo in subbuglio, no? Lui sì, perché zitto perché in realtà no, è comunque, se non lo una persona non discreta, capire, sì. È molto elegante, molto pacato, non so chi infatti mi ha detto, c'era scritto tra le cose Valeria che salutava schiettezza, sincerità, ma un altro ha detto proprio forse più pacato su, guarda, ecco Laura, donna gioiosa, Vittorio pacato e pungente, ma Valentina Mari, è vero, bella, pacato bella. E pungente, brava Valentina, ed effettivamente era, insomma, quindi due modi di far ridere, cioè questa sì, sicuramente sì, uno dei regali più grandi che ci hanno dato ancora adesso, quando lo ricordiamo con i colleghi, eccetera, vediamo. C'è Marco che dice, Laura era fantastica ed era di un talento e di una versatilità incredibili, passava dalle prime attrici a Karen, quella di cui parlavamo prima, sì, in una maniera pazzesca, veramente, e Valeria anche ha una bella testimonianza, dice, purtroppo conoscevo pochissimo Vittorio, ma quando lo incontravo era sempre sorridente e salutava guardandoti negli occhi, con Laura non scorderò mai le risate fatte e la sua schiettezza e sincerità, era un mito, vedi. Esattamente, ecco, sì, perché poi è bello che ritrovare anche negli altri, no? Esatto, quello che stiamo bello. Dicendo perché sì, poi che uno può dire forse c'ha gli occhi della sorella, no? Sì, e sì. Invece poi le trovi sbandierate da tutti carina. Quanti X Factor, le dirette di Alessio oscurano ogni programma in TV, specialmente con ospiti di questo calibro. Sono gli ospiti che ci danno veramente la carica a noi. Allora Giuseppe dice una cosa che sembra un po' tombale, però la voglio dire perché è carina. Perché non riesco a metterti un like? Chi lo sa. Allora, la cosa bella del vostro lavoro è che anche dopo la vostra morte una parte di voi rimane dentro le persone e quindi è come... Poi gli si è interrotto il messaggio. Sì, in effetti il fatto di sentirci, no? Di continuare a sentirci, che tu passi davanti al televisore. Io ho fatto e faccio, devo essere onesta, un po' fatica. Me l'immagino, sì. Cioè io adoro Friends, di cui parleremo, perché Vittorio era innamorato, entusiasta di Friends e del suo lavoro. Alle volte mi viene da dire forse anche un po' più di me. Che lo dico con ammirazione. Nel però senso che era entusiasta, che Vittorio si vedeva. Sì, 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 no. Tanto. Anche io, però lui aveva proprio più, che ne so, in cucina c'è la locandina di Friends, capito? Aveva anche proprio più. Più culto anche del sì, lavoro più forse culto, sì. Però mi sono persa, ti stavo dicendo vabbè, insomma, questo mi sono persa anch'io perché non l'avevi espresso, ma... e quindi sì, adesso ci riverrà in mente. Esatto. I Friends, come no, qua abbiamo veramente una costola di Friends, anzi due se dobbiamo dire la verità. Allora anch'io volevo dire una cosa, grazie Isabella, grazie Valentina, grazie Maurizio, grazie anche a tanta gente che si è connessa, Jacopo, Michele, Giordano, Tommaso, Cristina, tanta gente, ho visto anche Francesca Guadagno che si è connessa, che non commenta ma ci ascolta. Ricordo a tutti quanti di condividere sulla vostra pagina Facebook questa trasmissione se vi piace, se volete che queste parole non restino soltanto sulla pagina di Radio Cigliano ma che magari girino un po', le facciamo girare, no? Il video si vedrà adesso in diretta, dopo sarà assolutamente registrato ma sarà fruibile sempre e comunque. Io voglio fare un primo tributo e mi piace farlo, aspetta che qua ogni tanto
dobbiamo fare un refresh. Se adesso voi guardate questo video, vedrete, io sto chiedendovi la cosa che chiedo sempre, ma questa sera ha un senso secondo me ancora maggiore. Potete interagire con noi, e come potete farlo? Mandandoci i vostri cuori a video. Mandateci tanti cuori, mandateci quello che volete, perché qui ci sono Eleonora e Ilaria che sono pronte a vederli. C'è un piccolo ritardo, abbiamo un ritardo sulla messa in onda, non è immediata la cosa. Okay. Quindi mandateci tanti cuori, perché vogliamo vedere quanto siete partecipi. Eccoli, eccoli qua che partono i cuori. Mandateci i cuori, guardate, guarda che bello. Belli, è veramente bello. Grazie. Questi sono i cuori per loro, voi, per loro. Guarda quanti. Che guarda, bello, guarda, grazie. È veramente, veramente eccezionale. Questa è una cosa di Facebook molto carina, sì, soprattutto molto mentre carina, fai le dirette. Vero. È una cosa veramente molto bella. Allora, io intanto grazie. Mentre loro si crogiolano dei cuori, continuate perché non ci, sì, ci dispiace, piace. Non ci dispiace assolutamente. Io volevo ringraziare le tante persone, perché ci sono tante condivisioni stasera. Grazie a Sabrina Duranti che ci ha condivisi, amore, grazie a Maurizio, ciao, grazie a Monica che ci ha condivisi, e anche Erika, bacio Erika, grazie al nostro assiduo Luigi, grazie Sabrina addirittura due volte ha condiviso, grazie a Carlo da Filadelfia, grazie a Michele che ha condiviso due volte, grazie a Giuseppe, ne basta una comunque, però se fate due siamo ancora più sicuri che ci siano le condivisioni, grazie anche a Monica Gravina, grazie veramente, grazie a Very Normal Nerd che ci segue da un po' e che ci condivide, grazie veramente molto, grazie a Leila, anche a mia moglie che ci ha condivisi, grazie amore, al fan club di Dottor Who che ci sta seguendo in questo momento, anche a Luke, a Giuseppe e a Giovanni, a Massimiliano, grazie a Valeria, grazie a Katia e poi questi, grazie a Roberto, Paola, grazie ciao, a Paola, bellissimo, grazie Paola, grazie Leila, due volte addirittura ha condiviso, tanti eccoci vinti. Qua, siamo arrivati, veramente tanta gente che ci sta seguendo in questo momento e che ci sta, guardate, non smettono, sono per voi questi cuori, prendeteveli, è come un applauso in teatro, questa è la maniera di essere con noi praticamente, di dimostrarci, oltre a quello che scrivete ovviamente, la vostra partecipazione. Ila, quale pezzo vuoi caricare? Allora, fammelo vedere col dito sempre. Inizio con questo pezzo. Sì, perfetto. E dimmi e ti dico perché. Questo è in verità un disco che hanno regalato a Laura in un suo compleanno di freschissima adolescente. Era appena uscito. E noi lo ascoltavamo tantissimo, peraltro piaceva molto anche a mio padre. Tutto l'LP le hanno regalato, immagino. Era proprio un singolo, era un singolo. Ah, vedi, era un singolo. Sì, sì, sì. Sì, sì, quando ancora esistevano i dischi. Esisteva il disco, era proprio 45 giri. Era sì. Eh sì. Che era? Era un 45 giri. 45 giri, esatto, proprio quello. È una canzone che noi abbiamo sentito sempre molto, peraltro questi erano due cantanti che mio padre amava moltissimo, quindi comunque ritornavano molto a casa nostra. Questo pezzo in particolare, per me Laura rappresentava, ci piaceva molto, ci piaceva il senso, le parole, ma rappresentava un po' quello che eravamo io e lei, perché posso cominciare a dire qual è il pezzo? Sì, dillo. Il pezzo è Ebony and Ivory di Paul McCartney e Stevie Wonder e io e Laura eravamo un po' così, eravamo un po' Ebony e Ivory, vero? Il giorno e la notte, yin e yang, sì. E proprio... sempre ce lo dicevamo, perché sapevamo di essere, come spesso accade poi tra i fratelli, certo, a casa, sì, profondamente sì, sì, diverse però complementari, però, sì, vero? Assolutamente complementari, abbiamo avuto i nostri scontri, le nostre normalissimo, grandi unioni, come tutti i fratelli che crescono nella stessa casa e quindi condividono tutte le realtà di una casa, però veramente ci siamo completate tanto e tuttora quella parte di lei che era sua completa me, forse io l'ho integrata maggiormente quando lei è andata via, perché era una parte che lei mi aiutava ad avere come io la aiutavo ad avere l'altra e quando lei fisicamente non c'è stata più, anche se io so che lei è forse più accanto alla sua bambina che a me, però c'è. E nel mio cuore c'è
e quella parte me l'ha insegnata lei, e quindi ce l'ascoltiamo. Sì. Bello, questo è un bellissimo pezzo. Ho scritto anche l'anno è il 1982. Mm-hmm. Grandissimo pezzo di due artisti eccezionali, ex Beatles e Stevie Wonder, Ebony and Ivory, in diretta su Radio Cigliano. Ragazzi miei, che bella serata che sta uscendo fuori, veramente, ci piace veramente tanto. Voi Sabrina, che ne dite? C'è Sabrina pure? Sabrina scrive, ecco i nostri, cuori, grazie ragazzi. C'è anche ragazzi. Maurizio Pittiglio, che è il fotografo. Il fotografo, sì. Bravissimo, che è stato molto... molto carino. Ho visto, è stato foto, il primo, sì, doppiatore che lui che ha fatto, che è dice stato... sempre che lui che ha bella fotografato cosa, sì. Sì, tra l'altro una foto bellissima. Bellissimo, veramente. E Marco commenta la canzone e dice che è bellissima. C'è anche Isabella, ciao Isabella, grazie di essere con noi. Quando ho letto questo titolo di Ilaria nella playlist, sì, ho pensato subito che fosse per quello, cioè che era Laura, anch'io, subito anch'io, sì, anch'io, perché mentre lo stavo caricando, mentre lo stavo importando e stavo prendendo l'intro, ho detto aspetta un attimo, Ebony and Ivory so proprio Laura, sì, e sì, Ilaria. Lo sai che sono... noi addirittura ci chiamavamo affettuosamente Sole e Luna, io e lei, sì, proprio per questi aspetti così radicalmente diversi, che poi in verità anche lì erano comunque poi due facce di una, sempre di una stessa medaglia, perché in qualche modo avevamo un'impronta molto forte data dalla mia famiglia, di cui poi mi farà piacere parlare dopo attraverso gli altri pezzi, perché io non ho salutato solo Laura, ho salutato negli anni anche mia madre e mio padre, papà addirittura prima, e quindi in questa mia carrellata c'è tutta la mia famiglia e c'è anche Fabrizio, che è il pezzettino che rimane a cui mando un bacio. Ci sono Eleonora De Angelis e Ilaria Latini questa sera che stanno parlando di una cosa meravigliosa, secondo me, stanno parlando del loro rapporto, ci stanno raccontando com'erano Vittorio e Laura, quindi mi raccomando, intervenite. Se volete sapere qualunque cosa, noi siamo qui, vi rispondiamo, ed è bello sentire che ci siete con i vostri cuori su Facebook, ma anche con le vostre domande, con le vostre curiosità, di qualsiasi natura esse siano. Quindi mi raccomando, restate con noi, perché è veramente una bella, bella puntata, come vi piace. Ma infatti guarda Ale, tu sei stato, è stato proprio bello l'entusiasmo con cui l'hai presa, perché... Ma subito, sì, immediatamente. No, e poi ci hai fatto, a tutte e due, perché ne abbiamo parlato, veramente un grande regalo, è veramente stato... Era la serata bellissimo, che volevamo, Ale. Questa era la radio degli il amici. Il viaggio, brava, capito? Il viaggio alla ricerca di queste canzoni è stato bello. Mo ve lo chiedo nell'onda, così, perché poi è quella che fa fede, diciamo. Okay. Ve lo chiedo nell'onda. E intanto su Facebook c'è anche la foto, eccola, di Laura. Eccola qua. Eccola, la vedi lì? Sì. Una bellissima, tra l'altro, bellissima foto di Laura. Mi è sempre piaciuta questa, sì, foto, vero, veramente bella. Sempre estrapolata dalla pagina dei doppiatori di Antonio Genna. La vogliamo usare per contestualizzare, ma immediatamente decontestualizzare le foto, perché ci piace molto. Torniamo in diretta, il brano è finito. Restate con noi, mi raccomando. Adesso vi parliamo anche di WhatsApp. Ebony and Ivory, un po' lo yin e lo yang di Laura e Ilaria. Mi è piaciuta molto questa dicotomia che hai voluto presentare, Ilaria, del fatto che comunque eravate così diverse ma complementari, ma sempre partecipi, poi magari vi scazzavate e poi si faceva pace. Ah, non riuscivamo a stare separate, perché sì, mi ricordo. Mi ricordo un'unica discussione un po' più lunga delle altre, quanto abbiamo sofferto, perché è stata l'unica. In genere nel giro di 24 ore non riuscivamo a non fare pace. Quanti anni c'erano? Di differenza, sì, tre anni. Quindi pochi, cresciute veramente insieme, nella stessa camera. Abbiamo provato più volte a trovare altre soluzioni per dividerci, poi non si poteva fare, fino a che lei non è andata via di casa. Quindi, e devo dire che anche quando lei è andata a vivere via da casa, tutti i momenti difficili che abbiamo passato, quella che, cioè l'una con l'altra, ci cercavamo sempre, che anche bello, di notte ci siamo venute a prendere sotto casa anche alle 2, alle 3 di notte per gli SOS, per quelli, darci, capito, una, sì, mano, e portare quella parte complementare che serviva all'altra, perché ci serviva in quei
quei momenti, avevamo bisogno dell'altro pezzettino. Per chi è in questo momento in radio non la può vedere, ma su Facebook c'è una bella foto di Laura che abbiamo voluto mettere, che è proprio bella e che ci ricorda questo piglio. Guarda che bel piglio che aveva. Questa è una foto ovviamente in posa, però lei aveva proprio questa foto, secondo me ritrae bene un aspetto di Laura. Lei aveva questo fascino un po' selvaggio, perché Laura era un po' selvaggia, era tanto autentica da essere un po' selvaggia. E questa foto esce tutto quanto. Peraltro dentro poi c'era sempre un cuore molto grande, perché Laura era una guerrigliera, era una che prendeva e partiva, a volte purtroppo anche pagando nelle conseguenze. Però poi quello che mi ha colpito sempre di lei nel tempo, e l'ho scoperto sempre di più fino all'ultimo, è che comunque poi Laura era una persona per la famiglia, per l'unione, di cuore, e poi alla fine se poteva salvare sempre i sentimenti, l'amore, facevano parte di lei, erano proprio dentro di lei, ce l'aveva dentro. Siete in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con, del giovedì 24 novembre 2016, sono le 21:49 minuti e siamo in compagnia di Eleonora De Angelis e Ilaria Latini, che ci stanno facendo un excursus, si dice così, un excursus bellissimo su quello che è stato il loro rapporto, la loro vita, ma ci stanno facendo conoscere, apprezzare e scoprire, scavare anche in Vittorio e Laura, che sono qui con noi, anche se non sono qui con noi stasera, veramente, li sentiamo. Si dare un bacio a Rossella? Devi. Guarda, eccola qua. Devi. Ciao amiche. Mettiamo anche il like, perché questo, se mettete col dito potete mettere i like, vedete, diventano blu. Quindi potete mettere i like a quelli che volete e Rossella, amicissima di certo, Vittorio, assolutamente sì. Friend. Poi c'è Camilla, mia figlia. Amore, ecco, vedi che si è connessa, quindi è tutto a posto. È tutto a posto. Bene, fatemi vedere anche se su Spreaker c'è qualcuno in questo momento. Ci sono 7 commenti grandissimi. Allora, abbiamo Alberto e Luigi che commentano di solito su Spreaker. Grande commento, anche se un po' vecchiotto, di 34 minuti fa di Alberto, che dice: ascolto la radio da sempre e non ho mai sentito pensieri così profondi e raffinati. Questo è Radio Cigliano, ma queste sono Ilaria e Eleonora che ci stanno veramente deliziando stasera con questa bella trasmissione. C'è anche Rufus di Radio Brea. Ciao Rufus, sei là, ecco, grazie di essere con noi. E in compagnia di Eleonora e di Ilaria, che ci stanno raccontando, come ho già detto, il loro percorso familiare, ma anche umano, e tutto quanto quello che è stato con Vittorio. Guardando e Laura. Laura, prima abbiamo parlato di una cosa che li accomuna, che è la simpatia e l'essere spiritosi, no? Proprio il fare battute, perché non so, ci sono persone che sono simpatiche, nel senso che sono piacevoli, loro facevano proprio ridere, facevano proprio i buffoni, le battute, eccetera. Guardando la foto di Laura, dopo aver visto insomma quella di Vittorio, non che non lo sapessi, però un'altra cosa che le accomuna, più, come dire, più superficiale, però diciamo, è la bellezza. Veramente bei ragazzi, veramente notevoli, insomma, veramente. Poi queste magari sono foto di qualche annetto fa, ma insomma, ma l'essenza era quella, è sempre rimasta, veramente grandissimi, veramente. In due modi charmante, entrambi in due modi diversi. Io avevo letto degli aggettivi, avevo letto, fatemi vedere perché poi si perdono. No, l'ho persi perché... frizzante mi piace, perché frizzante è veramente Laura, per esempio, è stata veramente sempre molto frizzante, molto pepata, diciamo la verità, ti meriti un like. Dopodiché fatemi vedere, perché qua ci stanno un po' di commenti. È anche carina questa esplosione di energia, la inquadro. Che bello, me l'ero persa. Nel doppiaggio era un'esplosione di energia. Grande, c'era veramente. C'era una cosa carina anche su Vittorio. Fai vedere? Sì, dobbiamo ritrovarla, perché purtroppo queste cose sono scritte piccole. Stiamo diventando scemi. Lui che in una scena al telefono di Franz diceva di essere con una pupa da sballo, è memorabile. Poi, le persone che ci ascoltano hanno una cultura di noi che è superiore alla nostra. Assolutamente. Veramente. Si ricordano delle cose che noi non possiamo ricordare, perché... E ci stupisce sempre, no? Sempre, stupisce sempre, veramente. Però questa è la passione, no? La stessa passione che ti porta a fare la radio, che poi invece ti porta a essere, come dire... Carina questa cosa. Oh, che carina che citano Carolina, guarda. Davvero carinissima. Giuseppe Bosso dice: davvero carinissima la figlia di Laura nel backstage
meglio del doppiaggio del film di Peanuts, promette bene anche lei. Sì, è vero, veramente. Anche lei, sì, perché poi segue le orme della mamma. Abbiamo tanti ricordi e tante cose, tante persone, no? I figli, sì, i nipoti che ci aiutano a essere sempre online, diciamo, no? Esatto, sempre online, sempre agganciati. Sì. Bene, grazie anche a Alessandro, Stefanella, ciao Stefi, grazie ciao, di essere Stefano. Con noi. Camilla, c'è tanta, Camilla è tua figlia, è vero, c'è tanta gente che si sta collegando. Sì. Bello, mi piace molto, mi piace veramente molto. Allora, noi tra un po' produrremo il selfie di giornata. Voi non vi ho detto esattamente che cos'è, ma è semplice, è una cosa che non è complicatissima. Cioè, ci facciamo un selfie e lo mandiamo a chi ci fa richiesta tramite WhatsApp. WhatsApp che magicamente direte come fai, ecco, ce l'ho il WhatsApp della radio sul computer, riesco a mettere WhatsApp sulla radio e vi chiediamo al numero di telefono 328 79 48 796 di collegarvi con il vostro WhatsApp a questo numero, di mandarci la richiesta del selfie di giornata con il vostro nome, perché noi vediamo i numeri di telefono, non sappiamo chi siete ovviamente. Guarda, vedi, c'è gente che sta scrivendo anche su WhatsApp ma cos'è, Monica, riconosco la foto. Aspetta che posso allargare, posso allargare. Ah, bella questa. David dice: mi ricordo una bellissima partita di calcio in una bellissima sera d'estate, tutti contro tutti, con Vittorio a Via Gherzi negli anni 80. Che risate, David. Molto bello. Che risate, amico del sì. cuore. Masterchefaro, l'ideatore Masterchef, sì. Ah, è grande amico ovviamente. Allora, come in tutte le trasmissioni più fiche e del momento e più trendy, abbiamo un problema tecnico che risolverò immediatamente, quindi se voi nel frattempo fate una chiacchiera, io risolvo il problema tecnico il più presto che posso praticamente. Allora, vediamo se ci riesco. Sì, vediamo se qualcuno magari scrive, così ci aiuta a occupare questo tempo. Forse e che selfie, buonasera. Bene, allora devo risolverlo in maniera non brutale. Ti preoccupare, io mi andrò a soffiare il nasino. Esattamente, ecco, così mi hanno lasciato da sola. Bene, bene, lo risolviamo. Ha un problema tecnico che non si sente. No, 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 non si sente un cazzo praticamente, ma adesso ma non si sentono. Ecco, adesso ci sentono. Ah, perfetto, ciao, è tornato, eccoci. Tutto quanto. Tutto ok. Vi siamo mancati? Se non avete sentito niente per qualche secondo, vengo in Italia, dettagli in privato, belle amiche. No, forse su Facebook non ci sono stati problemi, ci sarà stato un problema su Spreaker, ma insomma, siamo tornati, Eric, abbiamo risolto il problema. Viene citato Eric della Sirenetta. Mm. Oh, personaggio preferito, sì, anche di Gioia, sì, ovviamente. Quello era molto carino. Anche di Camilla. E lui ci teneva tanto. Ci teneva tanto, sì. Ha vinto il provino in America. Sì. Insomma, una delle prime cose importanti che faceva, sì, lui, esatto, andava fiero. Esatto, esatto. Bene, allora, Ele, dammi un'altra indicazione, sì, di brano. Allora. Col ditino sempre. Bella, questa mi piace molto, questa è proprio bella. Questa e come è molto, mai? È molto bella, molto dell'epoca, siamo nel 78. E come mai? Era il gruppo preferito di Vittorio, i Genesis. E quindi sentivamo a casa dalla mattina alla sera, perché poi ci stanno queste realtà dei genitori che lavorano, che poi adesso è il contrario, no? Infatti immagino la vita dei nostri figli a casa, che stavamo da soli, per cui musica messa tutto il giorno. Lui era un adolescente ragazzo, io più verso bambina, e metteva questi dischi dei Genesis che erano, insomma, voglio dire, musica bellissima ma importante per, certo, per una bambina, insomma, anche abbastanza difficile ascolto, se vogliamo così dire. E soprattutto mi ricordo queste copertine terrificanti che mi facevano erano terribili, mi mettevano una paura, un'ansia mamma mia, terribile. Però molto belle, molto belle le canzoni. Io mi ricordavo Musical Box oppure altre canzoni che proprio hanno segnato quel periodo. E poi veramente lui era un patito, un folle per questo gruppo, e dimostra anche un notevole gusto musicale, secondo me. E ho fatto fatica a trovare una canzone un po' breve, perché comunque le canzoni casino, loro vero? 8 minuti, 12 minuti, dicevo no, non posso, con mio marito che la sceglieva, mio marito, questa è bellissima, questa, però ho capito, ma sono troppo lunghe. E ho trovato
cercando quelle corte Follow You, Follow Me, che invece tra l'altro è stupenda, è molto che bella, che mi ricorda insomma anche insomma ha avuto un po' l'effetto di Agua de Marzo, non così nell'infanzia, però beh, comunque sì nell'infanzia, perché 78 rubico è messa, è partita ma proprio troncato. No ma c'hai ancora, no, ma figurati, 12 secondi, ok. E vabbè, il testo è molto bello, è molto adatto secondo me, stai con me, praticamente questa è Leitmotiv. Ciao. Allora, vediamo se... Ah, che bella. Questa che è bella proprio, eh. Questa è proprio bella, sì. bella. Ci piace molto. Vediamo se i problemi tecnici li riusciamo a risolvere, perché... La modulazione, brave, bravissime, che bel gesto che hanno fatto. Allora, io voglio delle conferme adesso da voi, voglio sapere se su Spreaker e su Facebook sentite la nostra voce, perché noi ci sentiamo, quindi dovreste Valeria sentirci sì, anche... Ho detto su Facebook sentivamo e vedevamo voi, ma non la musica, ora tutto ok. Perfetto, bene. Sto risolvendo piano piano tutti i problemi, vi giuro che ne vengo a capo, vi giuro no, che ne vengo a capo. Sei bravissimo, anche io non sento per niente il peso. Ecco, vedi, qua viene citata anche Grey's Anatomy di Laura, quanto teneva a questo personaggio, Alexi. Eh sì. È un'altra lavorazione a cui lei è stata molto molto legata. Beh, vi piace mettere i like, vedo che è buon segnato, sì. Perché poi è la partecipazione, i like li stanno mettendo loro, quindi avete i like diretti, io non c'entro niente, veramente sono maggiordomissimo. Okay, Valeria ci sta rispondendo. Perfetto, grazie Vale che benissimo, ci fai benissimo. Allora, speriamo che il problema non ci sia su Spreaker, ma se c'è lo risolvo. Vale, vediamo se qualcuno ci dice qualche cosa. Valeria, vado su Spreaker. Se leggete questo messaggio, voglio fare i miei auguri soprattutto a Ilaria. Ciao a te e anche a Laura, Antonio Gradanti. Ah, è vero. E beh, perché giustamente magari pensa che non lo leggi. Bene. Adesso ho chiesto anche un feedback su Spreaker, perché non vedevo modulazione, però adesso probabilmente ci sarà. Tutto ok, scrive. Vado su Spreaker, adesso su Spreaker ovviamente c'è il brano dei Genesis, non c'è la voce ovviamente, quando rientreremo in diretta fra un minuto e 30 secondi praticamente potremo fare quest'altra prova. Deve esserci sempre qualcosa che mi imperla la fronte durante le dirette. Banalissima frase, infatti, il bello della diretta. Il bello della diretta, è dice, vero. Io vi vedo e sento benissimo qui su Facebook. Meno male. Si sente anche su Spreaker. Meno male, e di questo siamo assolutamente contenti e felici. Dare un lavoro un po' si di sente anni anche fa. Su Spreaker, ha scritto? Benissimo. Bene, bene. Lei è il Pezzulli, dobbiamo i protagonisti di questo horror che non era male. Al microfono mi raccomando, perché se ti sposti. Grazie Marco. Ok, dobbiamo secondo me anche fare un crossover tra i due, mi piacerebbe fare, perché loro pure si sono frequentati, sì. Il loro rapporto secondo me, che ne dite? Beh, sicuramente quando siamo in onda, sull'onda, pensateci adesso come può essere un crossover tra i due, sì. Come quando nelle serie che doppiamo si incrociano i personaggi, capito? Sì. Un crossover proprio tra loro due, che secondo me è carino, perché si conoscevano e si frequentavano tanto. Torniamo in diretta su Spreaker, adesso andate a sentire se ci sentite su Spreaker. Grazie. Follow You, Follow Me, i Genesis, in diretta su Radio Cigliano, e questa è un'altra delle canzoni di Vittorio, vero? Sì, però sì, è anche sì. Tua questa? Sì, no, è anche questa mia. È anche tua. È anche mia, ho amato tutti i Genesis, però appunto come dicevo prima le copertine mi facevano paura e qualche canzone... Un po' d'ansietta anche qualche canzone metteva, però sempre meravigliose. Questa invece tra l'altro è anche bella, piacevole da ascoltare, un po' ascoltare. Più leggera, molto carina, diciamo, poi se... Genesis, insomma parliamo del Genesis, parliamo di musica vera, musica vera, insomma io mi atteggiavo molto col fatto che ne so, lui ha 15 anni, io 10, e c'avevi i dischi dei quindicenni. Tu era veramente una... con le palle importanti. Allora stanno iniziando ad arrivare una marea di richieste su WhatsApp del selfie che produrremo tra un poco. Vi ricordo due cose, like. Intanto mandateci i like tanti, guarda.
Intanto mandateci la richiesta del selfie se volete avere la nostra foto, la produrremo tra poco. Ma c'è anche il contest di Radio Cigliano. Qual è? Quello del contro selfie. Per tutto il mese di novembre, quindi siamo quasi arrivati, mentre noi vi mandiamo il selfie, voi ci mandate un vostro contro selfie. Carino. Spiritoso, carino, quello che volete. Il più bello, a spese vostre se non siete di Roma, tendo a sottolinearlo venendo anche vicinissimo al microfono, ma saremo molto lieti di ospitarvi qui a Radio Cigliano durante una delle nostre dirette, durante un Dugustis o un Trigustis, per vedere come siamo matti, quello che stanno vedendo anche loro, no? Quello che hanno visto loro arrivando qua, io che faccio i check, che impazzisco, tutto quello che succede nella radio prima e dopo della certo. diretta vera e propria. Quindi carino. Mandateci anche i vostri controselfie. Io vedo che c'è, guarda, sì, stanno iniziando ad arrivare, mi prenoto per la foto, tanta gente che si sta prenotando. Eleonora. Saluto Eleonora. Ciao Ele. E allora, mi era venuta un'idea a me durante il fuori onda e ve la voglio riproporre adesso, avete anche avuto quei 2 minuti per pensarci. Fateci, se è possibile ovviamente, se è una cosa fattibile, una specie di crossover tra Laura e Vittorio, nel senso loro insieme, quando si vedevano, quando lavoravano, quello che avete potuto vedere voi, quello che avete potuto... Che tipo di interazione avevano? Beh, sicuramente ridevano, perché sì. Questo è scontato. Abbiamo detto grande sintonia, sì. Questo è scontato. Sì, sì, grande sintonia. Mi ricordo proprio Rossella quando successe la cosa di Vittorio, lei disse, proprio fece un pensiero molto carino dicendo che comunque avrebbero continuato a ridere insieme. Vero, adesso, sì. Perché... Ma sai che l'ho pensato anch'io, veramente. Vero, l'ho pensato anch'io, sì. Comunque sì. Era. Non si interrompe la risata, non no, si no, può no, fare. No, no, non no. si anzi, può fare. Anzi, è contagiosa. Sì, sì, è contagiosa. E... Quindi chi è intorno a loro in questo sì, momento sì, quanto non ride. Non puoi non pensare a loro senza ridere, sì. perché loro erano proprio l'essenza della risata, dell'allegria, sapevano veramente essere appunto allo stesso tempo profondi, ma dare leggerezza, anche quella sana leggerezza, a tante cose. Sì, c'è una mia amica, una nostra amica e collega Elena Masini, sì. che mi dice sempre, sai, io non riesco a provare tristezza, perché per me è come se mi avesse fatto uno dei suoi scherzi del cavolo. È vero, sì. Lui era un gran cazzaro e faceva degli scherzi pazzeschi. Che gli vorresti dire e che lui cavolo, dice, dai. E lei dice, no, per me lui, capito, cioè guarda e ride, insomma, molto, la dice in un modo molto, molto carino, molto, molto bello. Carino, veramente. Sì, 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 diteci anche un vostro ricordo strano. Una cosa strana, una cosa che vi fa venire. Una cosa strana che vi viene in mente pensando a loro, non so, una cosa di questo tipo. Sono tutte improvvisate le cose che facciamo, guarda, nulla di preparato. Io sicuramente anche nei pezzi che vengono dopo ho qualcosa ovviamente che da esce dire, fuori certo, da questo personaggio, perché tocca delle cose di nostra vita che abbiamo comunque dovuto affrontare insieme, quindi sicuramente esce fuori una Laura che ovviamente era quella che a casa affrontava anche le situazioni difficili, anche se lei, essendo una molto spontanea, ha condiviso tante situazioni anche difficili con tutte. Laura era una che sapeva ridere con grandissima spontaneità, e se era triste o arrabbiata sapeva piangere con altrettanta spontaneità. Sì, era spontanea, quindi, non gli sì, si può sì, proprio sì, dire nulla, proprio nulla triste, veramente. Sì, sì, sì. E per quanto io mi farebbe piacere parlare anche io un momento di Vittorio, perché voglio dire che davvero io gli ho voluto proprio molto bene. E lui è stato molto carino con me, perché dopo quello che è successo con Laura ha cercato sempre di creare delle situazioni di lavoro per farmi sentire la sua presenza, e io ho percepito che lui voleva in qualche modo far sentire una sorta di appoggio umano, con una grandissima carineria nei confronti miei, anche di mio marito, con cui avevo un rapporto molto carino, perché Diego e Vittorio ridevano come pazzi. Sì, Vittorio come pazzi, ama, ma come si faceva a non ridere? Vittorio con loro, ama dai. La Spagna, un amore trasmesso da mio padre, per cui Diego, insomma, mio marito è spagnolo, Diego è spagnolo, per cui c'erano delle affinità incredibili. Sì, incredibili. Sì, è vero, e davvero anche tra loro c'era sempre un gioco molto carino.
per cui io ho un ricordo proprio vivido di una persona che, oltre a tutte queste virtù di cui abbiamo parlato, era proprio una persona carina. Vittorio è una persona carina. Sì. Poi, correlato a Laura, una cosa, insomma, se Dio vuole, riusciamo a non essere quasi mai tristi. Questa serata mi sembra sì. Bello profondo, però insomma quel brutto agosto, insomma, Vittorio era a Roma, noi no, c'era pochissima gente, quindi insomma ti è stato vicino, a starti, insomma, sì. Poi lui l'ha fatto sempre nel suo modo british, nel suo modo, sì. E aveva quella capacità in tutto di trasmetterti, esatto, una cosa, di trasmetterti una cosa con quella, con quell'equilibrio incredibile che lui riusciva a mettere a tirare tutto fuori, a mettere, a mettere tutto nella battuta. Io non gli ho mai sentito una battuta che poteva ferire qualcuno, assolutamente. Poi era come queste persone, spesso, no, leggere nel senso appunto della battuta facile, eccetera eccetera, ogni tanto, no, arrivava con una, con una frase, mi viene a dire, con una massima che è esagerato, che però dice: oh cavolo, è vero, ha ragione, ha capito tutto. Non pensavo, pensavo. Joy di Friends, come dice mia cognata affettuosamente in una manifestazione che abbiamo dedicato a lui, noi colleghi di Friends, Comics Pack, dal nostro amico Andrea Torricelli. E abbiamo Gioia, dice che Vittorio e Joy un po' si somigliano, Joy il personaggio dei Friends. È vero. Questa, vero. Sono un po' lunari, no? Un po'. Sì, poi a parte che si sono così compenetrati, certo, nei 10 anni che è possibile, certo, immaginarlo diversamente, no? Quel personaggio. Sì. Però è vero, in effetti c'ha un po' delle sfumature di Vittorio, sì, Joy, sì, capito? Sì. Che è un po' surreale, no? Un po' questa, questa comicità surreale. Lui aveva questa capacità in situazioni dove sapeva farmi ridere, ma farmi ridere, vabbè, a parte normalmente, ma farmi scattare il furir, no? Come si dice, per cui può essere allergio, può essere in una situazione in cui non devi ridere, cioè può essere una riunione di lavoro, e delle situazioni in cui proprio una volta stavamo a New York, eravamo piuttosto piccoli perché eravamo in viaggio con i miei, siamo andati a un ristorante fighissimo dove ci ha portato Pino Locchi, grande doppiatore, ed era per appassionati di opera, e un cantante così amatoriale si mise a cantare un'aria qua a questa distanza a me, e lui mi diceva delle cose all'orecchio, io scoppiavo a ridere davanti a lui, proprio con le labbra, quando pieno di ridere, come a scuola, eccetera, che sono quelle sensazioni che quelle cose che poi dici, vabbè, oh, che però io adoro, che mi piacciono tanto, bello, sì, veramente. E una cosa bello, molto carina di lui che mi ricordo è che mi raccontava che lui amava far vedere Jerry Lewis ai suoi figli. Sì, Jerry Lewis era, era un nostro mito, mito. Ah, sì, era sì, un mito proprio, nostro mito, sì sì, proprio lo anzi io lo devo far vedere a casa perché non l'ho fatto vedere, invece lui e Gioia sono molto bravi in questo, sono stati molto bravi in questo con Flavio e Valerio, e no, Jerry Lewis, noi proprio stavamo le ore piegate, le ore. Anche quello secondo me dimostra una certa, un certo gusto, certo, capire molto di lui, sì. Non, fatto, non era appassionato del Monnezza, era appassionato di Jerry Lewis, sì. Era quella comicità che lui amava, sì. Come del resto lui amava moltissimo Johnny Dorelli. Sì. A Johnny Dorelli devo dire sì, lo capisco, io lo capisco bene. Comunque quel c'è sempre quel sapore, una sorta di raffinatezza. Sì, di raffinatezza, sì. È vero. Di essere comico, far ridere, sì, per comico, carità, ma con quella plomba, quella, sì, sì, quella raffinatezza. L'eleganza, che poi non a caso lui appunto viene sempre stata ricordata anche la sua eleganza proprio nel muoversi, nel vestire, no? Sì, sì, sì. Che sì, era una caratteristica sicuramente anche di mio padre, che è un uomo molto elegante, vero. E mio nonno, che era proprio un signore, avevano questa, no? Quest'aura di signorilità che l'ha proprio ereditata, la sì, proprio, sì, secondo me se tra dentro. L'altro mio nonno era innamorato pazzo di Vittorio. Senti un po', ma quando facevate Friends insieme, che insomma fratello e sorella, guarda, che fanno una cosa, la verità è che Friends abbiamo fatto poco insieme. Allora abbiamo fatto i primissimi turni, adesso dico una cosa ripetuta tante volte, ma è così, Friends era della televisione svizzera, sì, per cui era iniziata come una serie come tante buttata, altre, sì, sì. E noi subito abbiamo detto: questa serie è fantastica, è divertentissima. I primi turni eravamo tutti e sei insieme. Pensa che cacciata. Vabbè, una cosa
non si poteva dire. Tutti intorno ai 20 anni, vabbè, siamo divertiti come pazzi. Dopo il primo gruppo di episodi hanno subito capito che ci dovevano dividere. Per cui purtroppo abbiamo fatto maschi e femmine. Ah, così avete diviso. Sì. E poi finché non finire, ovviamente, come poi è stato per molti di noi, in colonne separate. Quindi avete fatto poco delle specie di mezze colonne separate. Sì, mezze colonne separate. A sì, a gruppi. A gruppi, il doppiaggio a gruppi. E poi proprio colonne separate, quindi... Non era... Sì, insomma, i primi, per carità. No, io te l'ho detto, ricordo, perché ricordandomi che è passato qualche anno, all'epoca le colonne separate ancora non infatti si facevano. Abbiamo iniziato tutti insieme ed era... Però certo, sicuramente veniva meglio, sicuramente era divertente, ma sicuramente era anche un po' rallentato il lavoro. Ricordiamo tutto immaginare. Il cast di Friend, ricordiamo tutto. Come il cast no? di Friend. Allora, Rossella Cerbo, Febbe... Vittorio Gioi, io Rachel, Massimo D'Ambrosis Chandler, Simone Mori Ross e Barbara De Bortoli Monica. Pensate, una fucina proprio, un pentolone che ribolliva, non sì, si poteva sì. tenere i turni insieme. No, no, era impossibile. Disastroso. Soprattutto per i maschiacci. Vero? Perché voi secondo me vi tenevate, voi eravate più... più sì, tranquille sì, sì, poi sì, però la caciara tira sì, 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 sì. Io tranquillo, oddio, insomma, io e Rossella quando siamo a briglia sciolta siamo un po' birichine anche noi, vabbè, però questo è il bello abbastanza casinare, però scusa, anche dire. Questo è il bello del lavoro che facciamo, che poi siamo precisi e professionali molto, nel fare la cosa, molto, ma nel fuori onda del doppiaggio, cioè quando sì, sì. il microfono non sta incidendo, facciamo una gran caciara e ci piace, è insomma, bellissimo. È bellissimo. In diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Eleonora De Angelis e Ilaria Latini, sono le 22:14, stiamo ripercorrendo insieme sia su Spreaker che su Facebook la vita e la voglia di vivere e quant'altro di bello che c'è stato in Vittorio e in Laura, che sono qui con noi, anche se non sono qui con noi, non possono essere con noi ovviamente, ma sono qui con noi stasera veramente con un trionfo di commenti, di situazioni. C'è tanta gente veramente, vedete, che li ricorda sempre di più e questa cosa ci fa veramente piacere. Ila, eccoci. Dimmi un altro pezzo che vuoi che carico. Posso far vedere due foto che mi ha mandato mio fratello? Sì, adesso. Vediamo se c'è ci modo. Riusciamo. Guarda, sì. questa... Che carina. Ok, ci bello, provo, ci bello. Provo in questa maniera empirica. Vediamo. Però allora la telecamera, vediamo Fabri, ci proviamo. Montiamo la telecamera sotto, che è più ravvicinabile, è più avvicinabile. Che belle, Fabri, allora, grazie. Questa l'ha mandata un po' un problema, poi vediamo. Mi mano sopra. Bravo io. Eccola. Ecco, guarda un po'. Forse inclinando il telefono, non mettendolo di lato, di tre quarti. Ecco qua, questa è una bella foto, la vedete di tre quarti, però si vede di Fabrizio e Vittorio, veramente bella. Purtroppo il telefono spara, non c'è niente da fare. E questa ancora più bella. Fratelli. Che figata, bella, che Fabri. Bella, veramente bellissima. Bella. In vacanza insieme. Veramente in bella, insieme, in vacanza insieme. Grazie Fabri, grazie veramente. Allora Ila, dimmi qual è il prossimo pezzo che vuoi passare. Col allora, ditino sempre. Sì, adesso ti faccio vedere. Io vorrei il questo. Secondo in scaletta, perfetto, sì. Benissimo. Oh, questa mi sono un po' sorpreso io. Sono rimasto sorpreso. Posso immaginare, non potete immaginare perché questo pezzo. Però è un pezzo... molto importante nella vita della nostra famiglia, molto molto. Laura verrebbero i brividi se stesse qui. E raccontaci un po' perché. E dunque, questo pezzo posso già sì, sì, certo, lo devi è, dire, lo puoi dire. Allora, questo pezzo è Cervo a primavera di Riccardo Cocciante e io è un pezzo che non potevo non mettere in questa scaletta perché ha rappresentato moltissimo la nostra crescita e credo anche proprio l'educazione che abbiamo ricevuto a casa perché quando noi eravamo molto piccoline mio padre, come molti, insomma, come gli amici e colleghi sanno, subì un incidente e a seguito di questo incidente gli dovettero amputare una gamba. Certo. E questo per farvi capire il modo veramente in cui siamo cresciute e l'atmosfera che abbiamo respirato. E mio padre è uscito dalla sala operatoria cantando questa canzone. Che bello! E questo era il suo spirito. Lui ci ha insegnato tutta la vita a sorridere sempre. E Fabrizio sicuramente lo sa bene, lo può confermare. Peraltro ha perfettamente ereditato questo aspetto. E
ed è una cosa che a me poi nel tempo mi ha aiutato sempre, perché io guardando indietro pensavo a lui e dicevo: papà ha saputo ridere persino in quell'istante, cioè nell'istante proprio in cui usciva, lasciò l'ospedale. Non si ride in quel momento. Non si ride in quel momento, e lui cantava questa canzone, che è una canzone comunque di rinascita, è una canzone che ha proprio quel significato lì, e ha continuato a insegnarci questo per il resto della sua vita. E quindi. E quindi adesso ce l'iniziamo a sentire. Sì. Questo è un bel pezzo di Cocciante, tra l'altro, se non mi ricordo male, Mogol dovrebbe essere l'autore, quindi insomma, veramente sapevo, persone penso. Importanti. Sì. Riccardo Cocciante, Cervo a primavera, una selezione un po' inaspettata da parte di Ilaria per Laura. Sì, noi ogni volta che sentivamo questa canzone ci veniva questo sentimento di forza, perché questo ci ha trasmesso. Sì, sì, è come quando c'è quella cosa che ti dà la carica, no? La cosa di dire è vero, perché è stato un momento comunque, ovviamente, dire difficile e anche parziale da parte mia, perché non sono dentro di lui, ero una bambina e non oso pensare cosa lui può aver vissuto. Quello che posso dire è che le parole di queste canzoni sicuramente lui poi le ha messe tutte in pratica, cercando sempre di rinnovarsi, di trovare l'occasione anche per ridere di questo in tante situazioni, di insegnarci che comunque nella vita puoi sempre si può sempre ripartire. Tra l'altro, lo stavo raccontando la settimana scorsa con Fabrizio Mazzotta, quando abbiamo parlato di è uscito fuori tuo padre a un certo punto, e io mi ricordo che nel suo stabilimento, che era quella sotto a Belle Arti, una volta mi chiamò per fare un turno. Io ero piccolo, guarda che bello Fabrizio, e lui questa cosa l'ha raccontato a Cocciante di fronte che a me. Bello, grande, grandissimo, bello, grande Fabrizio, grande. E mi ricordo che andai da lui nello stabilimento e sapevo che ci sarebbe stato lui, e io dissi, io ero piccolo, cioè avevo 17 anni, 16 anni, che ne so, e dissi: mi riuscirò a parlare con Franco Latini davanti, ci riuscirò carino. A parlare. Poi feci il turno, ovviamente, certo. Perché poi noi ci buttiamo alla fine, sì, noi le facciamo. Certo. Ma mi ricordo che arrivai con perché poi era mitico tuo padre, veramente eccezionale, sì, sì. Ma io l'ho conosciuto pochino, ho visto 2 o 3 volte, veramente poco, però mi ricordo quella volta che pure lui, grande emozione, grande forza che mi ha trasmesso, sì, quel giorno. Sì. Io ero piccolo, quindi era una caratteristica sua che veramente, prima parlavamo con Eleonora di questo, no? Di come è importante comunque noi che siamo genitori poter trasmettere sempre ai nostri figli, certo, la forza, che l'unica vera eredità, certo, poi puoi lasciare, certo, perché il resto se lo costruiranno da soli o con i loro gusti, come o lo disperderanno da soli, cioè non c'è altra cosa più grande di quella forza interiore che puoi far vedere che esiste, tu puoi far vedere che esiste. E allora poi dopo uno sa che puoi andare avanti, c'è. Che puoi, certo, certo, costruire. Che non c'è, che l'ostacolo c'è, perché è vero, l'ostacolo certo, è tangibile. Non si può negare. Però poi vai. Però poi vai, continui, esatto, non sì, ti fermi là, non ti cristallizzi in quella situazione, no? Vai sì, avanti, sì, trovi la forza per andare avanti, grandissimo, eccezionale, grandissimo pensiero. Brava, brava, metti like che ci piace. Anche Gabriele c'è con Vincenza, noi, Luke. Ciao, Massimiliano, sì. Virgili. Ah, Max. Ciao Max. Dov'è Max? Grazie di essere con noi, veramente. Stanno facendo una trasmissione straordinaria, io mi vergogno un po' a essere qui, perché veramente stanno facendo una cosa eccezionale, strepitosa, veramente bella. Io ascoltavo su Paperino i Looney Tunes da piccolo, posso dire di essere cresciuto con la sua voce. Figurati, figurati andare a lavorare da lui, cioè, capito, io avevo un'ansia di quelle pazzesche. Ma vedi quante cose abbiamo in comune io e Leonora, questo ci ha sempre colpito, perché comunque siamo cresciute entrambe in due famiglie che erano due famiglie di artisti. Entrambe comunque avevamo due fratelli. Dammi un secondo che dobbiamo rientrare e poi continuiamo il discorso. Cervo a primavera, Riccardo Cocciante, e questa è la rinascita, quello che ci ha detto Ilaria praticamente. È una canzone che nella loro famiglia, soprattutto anche per Laura, è stato veramente segno di quando sei giù, no? Quando sei distrutto, cioè momento, delle cose tremende, il momento brutto, no? E uno dice: no, ma io adesso è così e me lo vivo il momento, certo, brutto, ma domani si ricomincia, si riparte, bello, bellissimo. E ha continuato a testimoniare questa cosa. Eravamo in diretta prima quando abbiamo letto il messaggio di Fabrica. Non mi ricordo, però ridillo. Lo possiamo ridillo. Mio fratello sta partecipando insieme a noi, ovviamente, alla trasmissione, mi stava dicendo che
papà raccontò questa cosa proprio a Cocciante di fronte a lui. Perché questa cosa della rinascita, dico, che sì, gli aveva suscitato del fatto che lui cantò questa canzone, perché comunque è stato un aneddoto davvero forte a casa, certo, nostra. Ecco perché il pezzo è una cosa che vi ricordate, che ve la, te la porti, sì. È indimenticabile, quelli che richiamano l'emozione immediata. Senti, nei fuori onda stavi dicendo di questa stavi parlando del fatto che comunque la commissione delle famiglie, sì, io sì. E abbiamo una serie di cose in comune. Allora, innanzitutto, appunto, stavo dicendo, veniamo comunque da due famiglie. Siamo nate in due famiglie che già lavoravano nel doppiaggio, e due fratelli anche coinvolti nello stesso mestiere, entrambi comunque, come dicevamo prima, giorno e notte, esatto, sì, cose. Sì. E peraltro siamo comunque due persone che hanno oggi due famiglie numerose, sì. E abbiamo comunque una maniera, ecco, sì, di approcciarci sicuramente alla vita, alla vita, alle situazioni, infatti questo è anche molto importante quando ti ritrovi in queste situazioni estreme, insomma, non so come definirle. Per me Ilaria è stata ed è molto importante, perché comunque c'è una comunanza di anima, non so come dire, di forse semplicemente di approccio alla vita. Vero. Sì. Sinfonia. Ognuno ha la sua vita, però c'è una base comune. Sì, fondo comune. Io ho un ricordo molto carino che mi lega a Eleonora, perché quando successe la cosa di Laura, e lei non aveva ancora vissuto l'esperienza con Vittorio, lei si avvicinò a me, e questo io l'apprezzai molto, in maniera subito molto positiva e per comunicarmi una grande forza, raccontandomi un aneddoto di una sua amica. E pur non avendo vissuto questa esperienza, lei comunque cercava di regalarmi l'esperienza, sì, della sua strana, amica, che la vita riuscita. È veramente strana, sì. Io sono andata da lei e gli ho detto: guarda che la mia migliore amica ha vissuto quello che hai vissuto tu, e che hai vissuto te, sì, adesso, perché era passato, sì, un mese, subito. E ti assicuro che adesso ti può sembrare assurdo, però la mia amica è felice. Sì, lei mi ha detto: tu potrai continuare ad amarla, perché la mia amica mi ha comunicato questa esperienza, questo sentimento, e io te lo volevo trasmettere. Lei ce l'ha fatta, e nonostante tutto, senza dimenticarla, senza metterla da parte, senza rimuovere, senza, è assurdo quello che dico, però smettere di soffrire anche, cioè di avere, no, comunque una sofferenza vera. Una sofferenza, però appunto. Sì, lei mi disse: scusami se mi permetto di dirti questo, ma davvero. E mi arrivò il cuore con cui lei, in fondo, si avvicinava anche ad un tema delicato in questa maniera, ma mi arrivò moltissimo l'altruismo con cui lei lo faceva, perché davvero mi voleva far arrivare un sentimento. E quando poi successe la cosa di Vittorio, io al funerale di Vittorio, sì, mi misi in fila per abbracciarla, e lei si è girata. Io t'ho detto... Sei venuta a dirmi le stesse parole, vero? Sì. Mi ha guardato e mi ha detto: tu sei venuta a dirmi le stesse parole, vero? Allora io ho aperto le braccia, ci siamo abbracciate. E basta, non ci sono parole in quel momento. Sì. Non ci sono parole. Che bello, veramente bello, 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 bello. Dunque... ricordo che fra poco produrremo il selfie di giornata, ci stanno, sì, mandando tante richieste, sì, veramente, sì, tante richieste, quindi il numero lo vedete anche... E tu lo mandi a tutti? Io lo mando a tutti quanti. Ma puoi farlo tac oppure uno per uno? Uno per uno, lo devo mandare uno per uno. Questo è un fenomeno, ringraziatelo, dite qualche grazie a Alessio. No, io non c'entro niente, no, stasera, è io stasera, no, ragazzi, io stasera lui sono un 3 milioni Alessio, e basta. Alessio, 5 minuti per Alessio, perché veramente... No, quello che noi cerchiamo di dedicare, no? Sì, lui è l'essenza di quello che noi stiamo dicendo, ed è giusto che si trasmetta, sì. Lui è qui in questo posto che davvero vorremmo che in fila poteste vederlo tutti, sì, perché quello che ha attrezzato qui è veramente il frutto di una persona, ma è il frutto di una passione, però mi piace veramente la passione, sì, ma è la stessa, sì, ragazzi però è la stessa che noi mettiamo anche nel nostro lavoro, sì, sì, certo. Poi abbiamo lavorato tutti con tutti, no? Quindi sappiamo cuori, perfettamente, grazie, cuori, grazie, buttatene tanti, perché ci piace veramente. Goffredo. Ciao Goffredo. Allora leggiamo qualche commento anche. Grande Alessio, bravo, bravo Davide. Vabbè. Ma ripeto, io stasera sono semplicemente un ospite. No. Allora, bello vedervi insieme. Volevo solo dire a Ilaria che in questo momento in TV stanno trasmettendo uno dei suoi film, ossia Twilight, l'ultimo capitolo. Siete lo spettacolo più bello, in bocca al lupo per tutto. Carino. A presto, grazie Francesco.
E Giuseppe dice: i miei complimenti Alessio, non vorrei far torto agli ospiti delle puntate precedenti, ma direi che quella di stasera è stata la puntata più bella di questo ciclo del giovedì con i tuoi colleghi. Temevo che ricordare Vittorio e Laura potesse essere una cosa triste, invece Eleonora e Ilaria ci stanno davvero regalando tanti sorrisi parlando dei loro ricordi. Beh, ragazze, stiamo raggiungendo quello che era nostro, è quello che volevate, sì, cioè era fare una cosa senza essere a marcord, no, in maniera proprio, esatto, tremenda, no? Anzi, per chi, se c'è qualcuno, qualunque tipo di momento sta vivendo nella vita, insomma, il nostro desiderio era proprio che arrivasse, certo, che arrivasse così, che arrivasse qualcosa di, la vostra testimonianza, sì, per dare, sì, quella, sì, forza, sì, no? Dare per forza, dare l'unione fa la forza. È vero, è vero. Grande, vabbè, questi sono i commenti per me, ma non ce ne frega niente. Grande Alessio, sei fighissimo. No, io non c'entro stasera. Prosperità, Alessio, vero? La vostra diretta è radio stupenda, magnifica, stupefacente, grandi. E ci piace ricordarli in questa maniera. E io vi invito ancora a far vedere i vostri cuori alle nostre ospiti, guarda, stasera. Ne perché... mandate tanti. Beh, mandatene ancora. Tanti. Perché essere pigri? Dovete solo fare così sul telefonino, non dovete fare altro. Mandateci cuori perché è veramente molto bello. Io sto trascurando la chat di Spreaker. Io non me ne intendo da soli di doppiaggio, dice Alberto, ma si doppia da soli come i musicisti che incidono da soli in studio. Eh sì, a volte sì, succede. A voglia. Più che a volte, ormai sempre, praticamente. Quindi si può anche fare. E tutto a posto la qualità audio, quindi siamo a posto anche su Spreaker. Stanno arrivando, guardate le richieste, guardate, oh, guarda qua, che carino. David, che carino. Guarda, grazie, che bella questa foto, David, che ci ha mandato. Ma si è visto che bella, bellissima, che veramente. Adesso vi filiamo al anche un po' il tuo matrimonio con Vittorio e Federico, ci ha divertito tantissimo. Adesso vi filiamo, bravo, anche un po' su WhatsApp, vi manderemo il selfie. No, telefono non connesso, no, non rompete le scatole stasera, è una bella trasmissione e non voglio rotture di scatole. Vale, apposta, manda apposta una foto, Vale. Sì, ci ha mandato una foto, Vale, vediamo, yeah. Vale, che carina, amore. Quelli siamo noi, aspetta che l'allargo, che te la faccio vedere, quelli siamo noi, guarda, e lei ci sta facendo un regalo, no. Grazie Vale. Grazie, veramente eccezionale. Allora, mi raccomando, il numero è in onda fra poco su Serpentone per chi è su Facebook e per chi è su Spreaker, ve lo ricordo, 328-79-48-796. Mandateci il vostro controselfie, ma stasera non è il caso, stasera lasciamo perdere. Se volete mandarci un controselfie, ci stanno, Valeria ce ne ha mandato uno bello. Una dedica, il controselfie vostro a Eleonora e a Ilaria, è gradito. Altrimenti mandateci il vostro WhatsApp con il numero e con il nome, metteteci, scriveteci il nome, sono Giovanni, Francesco, Vittoria, come quello che volete voi, e noi vi manderemo il selfie di giornata che produrremo tra poco. Ele, dimmi un'altra, sì, canzone. Allora, un'altra canzone, un argomento che già abbiamo introdotto, che io avevo messo subito nella cinquina, sì, e che però non ho scritto, quindi poi me l'ho dimenticata. E David, quello della foto, e anche mio marito mi hanno detto: ma scusa, la sigla di Friends, è vero, la sigla di Friends. Questa, posso dire due aneddoti riguardo alla sigla di Friends. Uno, vabbè, ho già detto quanto Vittorio, Massi, Friends, eccetera. Un aneddoto che ho saputo ieri, che gli attori dei Friends detestano questa. Ma dai! Sì. Jennifer Aniston ha confessato che non le piace un po' a tutti loro. E poi vabbè, una cosa piccola, un po' così, però tutti noi penso che sia normale, cerchiamo delle conferme, no? Della presenza dei nostri cari, certo, dei giochetti che uno fa, eccetera. E insomma, è successo due volte dal parrucchiere, una volta a Capodanno, una volta a Natale, che hanno messo questa sigla, e secondo me era un messaggino di Vittorio. Era un messaggino, vero? Sì. Casualmente, naturalmente. Sì, certo, sai la musica che stai, sì, che sì, stai, sì, dal, sì, parrucchiere. Parte così, la sigla e dici, che insomma, che non è che è una musica che, no, ci si sente sempre. Tra l'altro, io non sapevo neanche come si chiamasse il gruppo. Si chiamano i Rembrandts. Sì, i, sì, Rembrandts. Me li sono andati a trovare. E allora iniziamo a mandarla subito perché questa la conoscete, eccola, veramente tutti, sì, eh? È eccezionale. I Rembrandts, I'll Be There For You. E ci sono qui con noi, in diretta con voi, su Radio Cigliano.
poi anche questo, no? I'll be there for you. Bravi. Ma quando io non ce l'avevo questa, me la sono dovuta andare a reperire questo brano. Quando ho visto il titolo ho detto vabbè, però Infatti parlavamo prima, no? Proprio... sono usciti tutti i testi che poi più li riguardavamo e più dicevamo mamma mia. Sì. Allora, mo adesso vi preparo. Stasera vi preparo. C'è una cosa che non vi preparo a fare. C'è una cosa. Sappiate che c'è una sorpresa che non vi ho detto che succederà. Succederà alla fine della trasmissione. Quindi preparatevi a una sorpresa. E questa non ve la dico, però questa ve la dico. E la difficoltà proprio di andare a reperire questi brani sapendo qual era il tema che dovevate affrontare, che volevate fare. Cioè, io molta gente che è venuta qui, molti amici, mi hanno detto che quando gli ho detto porta, perché se è uno solo ne porta 8, 2, 5, porta 8 brani o 5 brani, ah vabbè, che ce vuole. E poi si sono messi là, per esempio Francesco Pezzulli l'ha buttati giù e poi l'ha ributtati giù e poi li ha cambiati e poi li ha rifatti, e poi a un certo punto ha detto basta, glieli mando perché altrimenti sto qua 10 giorni a risistemare i brani. Ecco, vi chiederò adesso com'è stata questa selezione musicale per voi, perché poi le due cose difficili di questa trasmissione sono stare con loro, con voi in diretta su Facebook sempre e quindi non chiudere mai, e scegliere i brani, secondo me, perché poi il resto sono chiacchiere che ci escono dal cuore e dalle nostre cose, quindi è bello che sia così. Bene, siete su Facebook, mi raccomando, adesso su Spreaker non ci ascoltate, ci ascoltate su Facebook. Condividete il video, questa è una bella trasmissione con due grandi amiche e mi piace da morire averla fatta, mi è piaciuta l'idea che ci è venuta. Roberto, sì, ti manderò il selfie anche a te e quindi restate con noi, connessi come? Condividendo il video su Facebook che state vedendo. Magari metteteci anche due righe d'accompagno se vi piace, descrivetelo ai vostri amici in maniera che sappiano che cosa stanno vedendo, che cosa stanno guardando. Torniamo in diretta, quasi, no, mancano ancora 30 secondi. Intanto io rispondo, hai mai incontrato l'Aniston? No, lo dico perché me lo chiedono sempre tutti, così magari non è l'unico che se lo chiede. E lei la dice comunque, no, la storia della sigla forse era inteso con la cosa visiva. La cosa visiva, che noi abbiamo ridere. Fatto, sì. Questo forse lo dico in diretta. Adesso lo diciamo, tanto stiamo rientrando, mancano 10 secondi. L'avete rifatta? Torniamo in diretta su Facebook, su Spreaker, restate con noi. I'll be there for you, The Rembrandts, in diretta su Radio Cigliano, selezione di Eleonora, e questa non poteva mancare. Leila mi ha dato lo spunto per raccontare un aneddoto. Lei dice, la storia della sigla forse era inteso non tanto la canzone quanto proprio quello che facevano nella sigla, però non ne sono sicura. Noi dei Friends abbiamo fatto Cattolica. E con Nicola Marcaccini, il caro Nicola Marcaccini, che era un appassionato di doppiaggio anche lui, eccetera, la sigla dei Friends identica con noi, con la fontana pure, con tutto la quanto. Fontana ed è, tra l'altro si trova in rete, è una trova? Cosa carinissima, divertentissima, e ci siamo divertiti da morire. Quindi quello è un ricordo che ho condiviso. Ecco, questa cosa è importante del lavoro, che noi siamo veramente fortunati, perché lavorare con la famiglia, quello che può sembrare una palla al piede per alcuni, non lo so, comunque sia una costrizione, vedi sempre le stesse persone, eccetera. Io ho vissuto con Vittorio, lo stesso può dire anche Gioia, la mia amatissima cognata, che è nostra collega, e abbiamo vissuto con lui molto tempo in più di quello che avremmo vissuto, insomma, lavorare insieme ci ha concesso questo lusso di passare più ore insieme. È vero, è bellissimo. È bello. E che c'hai chiesto una cosa? No, ci volevi chiedere una cosa? Ah sì, questo volevo chiedere, ma questo è un po' all'atere. Siccome questi pezzi non sono pezzi, allora di solito gli amici che cosa portano? Dei pezzi che sono piaciuti a loro. Qui avete avuto un doppio compito voi, cioè fare dei pezzi che ovviamente fossero vostri, ma anche soprattutto di Vittorio e di Laura. E vi ho dato come selezione 5, come numero massimo 5, che comunque non sono tanti. Com'è stato selezionare questi pezzi? Cioè, oltre al fatto sicuramente della difficoltà di farlo, ma l'emozione della selezione di questi pezzi. Ila, che dici? Ma è stata grande, perché a me sono venuti fuori quasi tutti in automatico, perché
sono momenti che sono stati proprio marcanti a casa mia. E quindi sono venuti fuori dei pezzi che oltre a... ce n'è uno in particolare che sarà il prossimo che farò sentire, che proprio piaceva molto a Laura. Gli altri, siccome noi, nostro padre ci aveva comunque insegnato ad amare un po' tutto il genere, ogni tipo di musica. Mia madre non amava particolarmente la musica, quindi si adeguava, anzi a volte sopportava quello che noi sentivamo. Però papà ci aveva insegnato un po' ad amare tutto, quindi in verità sono pezzi che vengono fuori più che dai nostri gusti, dai momenti che sono stati fondamentali a casa nostra. Ecco, il primo pezzo sicuramente mi ha colpito perché noi sapevamo quello che rappresentava da subito, nonostante la tenera età di allora. E gli altri sono, appunto, molti segnano proprio un momento, e a volte sono momenti, mi spiace perché a volte tiro fuori degli aneddoti che magari possono essere un po' tosti, però proprio in verità per me rimangono come dei ricordi molto belli, molto teneri, perché così sono stati vissuti a casa mia. E tu, Ele? Io sono, la mia idea, il mio filo conduttore era seguire le passioni sue, poi chiaramente quando si tratta di tuo fratello certo, è la tua vita, no? Sì. Di conseguenza anche le passioni tue, perché diventano anche tue, oltretutto un fratello maggiore, quindi è stato magari difficile escludere delle cose. Una cosa che volevo sicuramente, anzi mi fa piacere dire, era sempre parlando della raffinatezza di Vittorio. Lui era un grandissimo appassionato di jazz, quindi ecco, non sono riuscita a inserire un brano jazz perché ho dato la precedenza ad altri. Poi sai, ma anche nel momento, forse in un altro momento avrei invece messo un brano di jazz. Lui era veramente un conoscitore del jazz, un amante del jazz, e c'è anche questa cosa carina secondo me, che lui ha vinto il premio, l'ultimo film che ha fatto, Whiplash, sì, del batterista, e parla di jazz, ed è un film, tra l'altro, è stato veramente premiato tantissimo, sia il film che il doppiaggio, sì, lo stesso Vittorio come direttore è stato candidato come adattamento, e insomma il film per cui viene ricordato come direttore più di tutti riguarda il jazz, e questo secondo me è un po' un regalo, una bellissima cosa. Poi bello, un'altra, sì, passione nostra comune è Andrew Lloyd Webber. Mamma mia, hai mai anche detto poche. Lì sceglierne una era tostissimo. Volevo inserire Memories, poi sì, l'ho tolta. Poi, insomma, poi tra l'altro c'era anche un filo conduttore con mio cugino, mi mandò un messaggio proprio, non te lo racconto adesso, Massi, che poi infatti ti avevo detto ti devo dire una cosa. E poi alla fine invece ho dato la precedenza ad altro, ed è una passione che abbiamo in comune. Io il musical lo adoro, penso che ne vedrai in teatro, uno dietro l'altro, New York, assolutamente uno dietro l'altro, ti sveni praticamente, mi incanto. sì. E lui aveva, e noi abbiamo passato l'infanzia cantando, perché c'erano gli LP con i testi a Jesus Christ Superstar, proprio tutte, infatti l'avevo messa una, ho messo quella di Giuda, e lo so, riduttivo, cinque sono riduttive, porca e poi miseria. L'ultima canzone che ho scartato, ma ce ne saranno miliardi, ti dico, di quelle che mi ricordo e che ho proprio scritto a penna, era Get Lucky, presente quella? Come no, sì. Che è molto allegra, esatto, sì, che è stata anche accompagnato anche il mio matrimonio, che è stato proprio, insomma, anche quello pochissimo tempo fa, ed è stata un'occasione, una festa per stare insieme. Questa cosa mi riempì di gioia che Vittorio ha avuto l'opportunità di vedere proprio fino all'ultimo periodo della sua vita i nostri amici più cari. Quindi insomma quella festa ha acquistato, per quanto possa essere possibile, perché di per sé per me è stata una festa meravigliosa e grandissima, ancora di più, insomma. Ancora di più, certo. E questa canzone piace molto a tutti quanti, a mio marito, a mia cognata e a lui, e questa allegria, questo ritmino, secondo me ci disegna abbastanza. È vero. Io ringrazio ancora per le condivisioni, veramente grazie ragazzi, tantissime. Ringrazio Lavinia, ringrazio Maurilia, ciao Maurilia, ringrazio Roberto, grazie Roberto, ringrazio Sergio, ringrazio Franca, ciao, e Paola Maiano ha ricondiviso un'altra volta, e veramente tanta gente, qui sono quelli che hanno condiviso prima, tante condivisioni, continuate a farlo, perché stasera è una puntata che veramente, se vi guardate X Factor, poveri voi, ma che ve lo guardate a fare.
anche se ci date qualche, come dire, qualche risultato, non sarebbe male nel frattempo. Anche sulla Roma, giocava a Roma stasera? Esatto. Ah, vedi? Che città. Infatti non so se Vittorio ci ha guardato, stava qua, mi sembra. No, Laura guarda X Factor. Laura X Factor sicuramente. Allora, Ila, il tuo prossimo pezzo qual è? Il mio prossimo pezzo è quello, andiamo in ordine. Vado in ordine. Bellissimo. Sì. Tra l'altro questo è un pezzo strepitoso. Infatti per questo ti ho detto prima Riccardo Cocciante, che per carità un testo di Mogol veramente strepitoso, ma poi mi metti questo. Bellissimo. Ho confuso le idee. Ma è un po' confuso le idee, sì. Questo perché? Ma questo perché per il discorso che facevi tu, perché probabilmente tu sei abituato a ricevere persone che ti portano dei loro pezzi e c'è una coerenza. Certo. Noi abbiamo portato pezzi della nostra vita, di famiglia, nel divenire. Stiamo partendo da pezzi del 1974 fino a, insomma, ad anni più moderni, quindi è chiaro che dentro ci stanno i cambiamenti, la vita, certo, le trasformazioni, i momenti, la nostalgia legata ad un istante, probabilmente è questo che crea tanto. Allora, il prossimo pezzo è Purple Rain di Prince. E questo è proprio un pezzo che piaceva tantissimo a Laura. Tu sai che una volta, vabbè, questa che mi viene in mente, cioè è assurdo. Io sono sempre stato, ti ricordi, sempre con la musica, sempre avevo le cuffiette, avevo prima il Walkman, poi avevo i primi iPod, eccetera, eccetera. E mi ricordo che una volta Laura mi incontrò e mi disse: ma che c'hai qua? Che è sta scatoletta? Ho detto: questo è un MP3, un lettore MP3. E che è? Perché ce l'avevo solo io praticamente. E in quel momento le passai le cuffiette e c'era Purple Rain di Prince. Te, cioè, vedi. Tu pensa alla coincidenza. Pensa alla coincidenza. Infatti, lei mi disse: mi sono ricordato adesso perché mi ha detto: ah, ma questa mi piace da mi morire, piace è da bellissima, morire, è eccetera, eccetera. Sì. Ma è stato proprio uno scambio, quindi dovevo saperlo anch'io. Sì, sì. Dovevo saperlo anch'io, veramente. Che è successo? La Roma vince 3-1. E dai. No, ma è stata una scelta, insomma, ovviamente è venuta da sola, perché è un aneddoto carino della nostra vita, perché Laura era cotta di Prince e effettivamente da lei non te l'aspettavi, perché Laura era... Dici? Ma beh, io, invece sai, io tutto ce la vedi, no? Così, lei era così lei forte, così energico lui. Sì, però capito, però lei, tu vedi questo vestito dorato, sì. No? Laura era una... Però lui aveva una carica sì, potente. Questo è vero, questa veramente era probabilmente quella che piaceva a lei. Sì. E lei lo trovava incredibilmente sexy, proprio impazziva tanto. Anche mia moglie. Vedi? Tutto torna. No, tanto che a volte pensavamo che ci prendesse in giro, cioè anche con altre amiche sue, dai Laura, perché lo diceva con una tale enfasi, cioè lui è bellissimo, siccome con Laura non sapevi mai se scherzava, scherzava o se era seria, no, sì. A volte ci ridevamo, diciamo, dai Laura, ci stai prendendo in giro a tutti, perché con troppa enfasi, ma questa cosa non l'ha mai smentita, quindi oggi la devo accettare. E la devi accettare, è così. E tra l'altro hai preso veramente una delle produzioni più belle di Prince, una delle canzoni più belle. Sentiamocela, perché poi parte così e veramente ti fa salire il cuore, secondo me. Questo è un bellissimo pezzo di Prince, lo conoscete, e ciao Prince, anche tu, ciao dovunque tu sia. Purple Rain in diretta su Radio Cigliano. Anche lui sta con loro nel anche lui, sì. Eh sì, anche lui, sì. E vabbè, pensa gli sta a fare un concerto e in questo momento. Abbastanza... Grande. Grandissime ragazze. Allora, ricordo per chi si fosse messo in connessione, sì, voi scartabellate, mettete like, fate quello che vi pare. Allora, chi si fosse messo in connessione soltanto adesso, lo devo dire alla telecamera bassa, ecco, mi metto anche un po' più basso per dirlo, e sono in fuori onda di Dopo Cena Con, una trasmissione che va su Radio Cigliano il giovedì sulla radio. Adesso stanno ascoltando Prince senza nessun tipo di disturbo, mentre noi siamo qui e facciamo i fuori onda. Che cosa sono i fuori onda? Quello che succede quando si spengono i microfoni e ci sono i pezzi nella radio, e chi sta qui in questo momento, no? Le mie graditissime ospiti veramente eccezionali stasera, e Alessio Cigliano, vi fanno vedere, stanno qui, parlano, si dicono le cose e stiamo con voi di Facebook. Mi raccomando, io vi do pochissime incombenze, ma sono tutte sentite veramente. Quella che vedete adesso a video è la pagina di Radio Cigliano. Se andate su questa pagina di Facebook, ovviamente, qui trovate il live dove potete cliccare per sentire la radio 24 ore al giorno, senza nessuna interruzione pubblicitaria, senza solo la musica che ci piace, quella che spero che piaccia anche a voi, piace sicuramente a me.
cliccate sul live e sentite la radio. Qui ci sono anche tutte le trasmissioni, tutte le dirette, quindi se vi piace Radio Cigliano mettete un like, perché stiamo diventando tanti. La settimana scorsa, proprio giovedì scorso, siamo arrivati a 1000 like, che per me è un traguardo importante, perché non sono 50 miliardi ovviamente, però visto che siamo una realtà piccolissima, certo, che è soltanto carino, così per cazzeggiare insieme, a me piace molto. E adesso vi faccio vedere anche la pagina di YouTube di Radio Cigliano, dove qui c'è la simpatica faccia di Alessandro Bianconi, ma tra un po' ci saremo noi perché caricherò il video nuovo. Qui ci sono tutti i video della stagione 2016-2017 di tutte le trasmissioni che facciamo in diretta, quindi se volete andate qui, c'è un tab, qui c'è scritto iscriviti, voi vi potete iscrivere e avrete le notifiche di tutti i video che metto su in HD, in HD. Grazie dell'ascolto e grazie della piccola digressione. E questo, cioè, senti che carica che c'ha, ma come sì, fai? Cioè, veramente c'ha una carica. Sì, però non glielo vedevo a Laura all'epoca, capito? Perché poi lei, Laura, che, lei, oltre quando a Prince, era ragazza, Laura era una. Era una che ne so, arrivava in classe, se si arrabbiava, se si incavolava, menava tutti, maschi, femmine, cioè era una così, capito? Quindi lui che aveva questa carica, ma era comunque così, si poneva in maniera così. Tutto dorato, no? Con queste tutine, glitterato, con queste, anche sì, diciamo che era difficile collegarla. Magari voi avete un ricordo di una Laura poi più matura, dove quella parte magari esce fuori, certo, no? Certo, anche, però tu che la conosci da sempre, sì. Nell'adolescenza è quando esce proprio quella parte, è vero. Però insomma, a me non ha sorpreso, anche perché ora me lo sono ricordato quell'aneddoto, non me lo ricordavo prima. Sì, quando sì, l'ho vista, mi hai fatto ricordare adesso col fatto di che l'ascoltava. La cantava proprio a squarciagola. E mi ricordo che c'era proprio Prince, perché questa è una delle canzoni che io mi porto dietro. Questa è una delle canzoni che io ho sempre dietro, veramente. Bellissima, eccezionale. Torniamo in diretta su Spreaker. Restate con noi, mi raccomando. Purple Rain, Prince, un brano, stavamo dicendo adesso nei fuori onda, quanta carica trasmette questo brano, che non è veloce, è lento, sì, però, sì, è lento, però ti sì, mette carica, ti elettrizza, vero? Sì, peraltro questo testo particolare, no? È vero, questo, sì. Discusso, molto discusso. Sì, molto perché... discusso, veramente, però veramente eccezionale. E questa era la musica di Laura, questa era la musica questa, di Laura, sì, questa qua, sì, bellissima. Sì. La cantava a squarciagola. Vabbè, peccato che non l'ho sentita. Anche perché poi mi ricordo lei che cantava anche ai turni, era sì, se spiritosa, le piaceva, sempre spigliata. Se le piaceva un pezzo, comunque si divertiva a cantarlo. Lo cantava sì, se sì, lo in maniera anche buffa, no? Così come quando ballava. Uno spettacolo vero era vedere lei e Stella Musi ballare insieme. No, vabbè. Non so se esistono delle riprese video, ma spettacolari. Ma spettacolari veramente. Allora, c'è tanta gente in guarda le chat che c'eravamo persi. Allora, salutatemi. Ciao Francesco, grazie di essere con ciao, noi. Francesco, la Roma vince e quindi siamo contenti. David ci dice siete stupendi, grazie. Barbara, e c'è anche con l'iPhone vi sento. Barbara finalmente ha trovato la sua dimensione per sentirci, meno male. C'era anche Barbara Nicotra, prima ho visto. C'era anche Barbara Nicotra, l'ho vista. Antonella Bartolomei. Antonella. Alessio David, che te fumi, non ti preoccupare, questa è la radio delle libertà, uno lo fa un po' come gli pare, quindi... Senti, ti fanno una domanda dei Digimon, abbiamo anche un fan club dei Digimon sì, che ci segue. Prima dice, è stata carina perché lui prima ha detto, questo Giuseppe, sì, prima ha detto io ringrazio di aver un giorno, di essere riuscito a diventare amico tuo grazie ai Digimon, e adesso ha detto anche tu hai fatto i Digimon. Eccolo, ringrazio facevi il giorno cari, che sì, ti ha mandato la richiesta di amicizia, devi ringraziare i Digimon. E meno male. E, qua, sì, Digimon, e qui parlava di tu doppiavi cari nei Digimon, sì. Fatti. Ma sì, ti ricordi? Veramente un sacco. Quello si faceva tutti insieme. Quello si faceva era tutti insieme. Inizio così, anni 2000, fine sì, anni 90. Sono state le ultime serie tutti insieme. Sì, tutti no? insieme. E eravamo 7-8 a Caciara. Il mio cognatino, eccolo. Eccolo, è arrivato. Eccolo il mio cognatino del mio cuore. Bene. Allora, mi raccomando, oltre a sollecitarvi ancora i cuori che ogni tanto vedo solitari, ma ne voglio la ridda, voglio veramente i cuori che ci spaccano lo schermo qua, vi ricordo che siete su Radio Cigliano, questo è Dopo Cena con una trasmissione del giovedì sera di Carina, mi piace, perché sono con gli amici e questa sera ci sono due amiche ispiratissime e strepitose, c'è Eleonora De Angelis,
Angelis, c'è Ilaria Latini, ci stanno parlando dei loro fratelli, come con tanta di quella passione che è bello veramente starle a sentire, veramente eccezionale. Mio fratello comincia a diventare pericoloso perché tira fuori gli scheletri nell'armadio nominando i Teletubbies. Sì, che sono stati una bella cosa pure quelli, una bella cosa tosta. Allora, chiedete, vi stiamo presentando dei lati sicuramente di Laura e di Vittorio che molti di voi non conoscono, ma forse anche molti colleghi non conoscono. Beh, no? Certo, sì. Non è, sono proprio non così è... privati, così sì. personali, che non è... Quindi chiedeteci quello che volete e nel prossimo Fuori Onda, e questo è un impegno, produrremo il selfie di giornata e ve lo manderemo al 328-7948-796. Mi raccomando, mandateci un WhatsApp col vostro nome dentro, scriveteci il nome, altrimenti non sappiamo chi siete, e riceverete il selfie di giornata. Se volete mandarci il contest contro selfie questa sera è sospeso, perché ci piace di più che ci mandiate un selfie per Eleonora, per Ilaria, ma anche per Vittorio e per Laura, come vi pare. Se siete ispirati, mandateci un selfie di contro selfie e ce lo vediamo qua in diretta noi. Bene, bene, bene. Allora, tornando al topic della serata, questo pretesto che è stato questa trasmissione, come mi avete detto, è servito, serve in questo momento anche a fare una cosa che avreste sempre voluto fare che non siete riusciti a fare. Sì. Che ne dite? Come sta avvenendo? Ah, bellissimo. Bene, benissimo. Più di quello che potevamo immaginare, perché noi ci eravamo comunque ripromesse una serata carina, leggera, proprio di solidarietà tra noi, e invece è diventata condivisa con tutti, e quindi è bella sta cosa, che sì, comunque sì, c'è condivisione, c'è botta e risposta, no? Come vi ho detto, si entra e si esce dal salotto, ognuno entra, ognuno esce. Che Valeria dice? Ricorda i Digimon. Sì, abbiamo fatto anche con Valeria, bellissimo lavorare tutti insieme, riuscivamo a condividere le nostre vite e i nostri momenti, è vero. Tanta si faceva la sala d'attesa, che adesso non si fa più. Adesso esatto, la sala d'attesa, anzi, esatto. A volte quando ci troviamo nella sala d'attesa ci troviamo anche un po' spaesati, vero? Io a me succede, sì, perché siamo così abituati a produrre in continuazione sempre, no? Che quando succede, oggi mi è capitato con Sandro Acerbo di fare un po' di sala d'attesa, perché eravamo con Rita Savagnone, c'era Selvaggia Quattrini e stavamo facendo un film, e quindi si entrava e si usciva, no? Naturalmente, sì, a parte le telefonate che fai, però è bella la sala d'attesa, è una condivisione bella. Devo dire che nell'epoca in cui l'abbiamo fatta noi sicuramente era particolarmente bella, perché non avevamo i telefonini, quindi è vero. Davvero si parlava, ci sedevamo e parlavamo, si cazzeggiava, ci si conosceva anche, cosa ci che si conosceva, adesso sì. Insomma è più difficile, no? Se stai difficile. Con uno che non conosci non ci parli, no, non ci parli, anche perché lui sta, lui o lei sta sul telefonino, oppure tu, quindi siamo veramente sul telefonino. Tu come sei social, Ilaria? Guarda, io non, come sai, non sono sui social network, però devo dire che il telefonino, questo computer ambulante che ti porti ovunque, ormai non lo potresti lasciare a casa. Sì, perché, e quando devi mandare una mail, prima abbiamo riso tanto con Eleonora, sì, perché bellissimo. Abbiamo detto finalmente eravamo arrivati qua sotto un pochino prima, abbiamo detto finalmente abbiamo qualche minuto per chiacchierare, poi ci siamo dette un attimo e abbiamo mandare mail quindi, a rispondere a messaggi a cui non avevamo risposto, non solo in sala d'attesa, no? Giro, poi abbiamo riso perché era una scena comica, capito? Perché ormai tutto avviene tramite mail, è tutto immediato, messaggi, no? Tutto subito. Tu rimandi perché nell'arco della giornata, e quando hai un momento in verità ti dedichi a questi rapporti che hai con gli vero, altri attraverso il telefono. È vero, è figo. E tu, Ele, come sei con i social? Come sei social? Sì e no, io mi sono iscritta a Facebook, sono su Facebook e mi diverte, quello io penso che per tutti va un po' a periodi, no? Sì, appunto, certo. Se hai molta sala d'attesa magari ci vai, o la sera, poi certi momenti ci vai di meno, insomma, quindi particolarmente social no, comunque solo Facebook, Twitter onestamente non so neanche come funziona. Guarda, lo so poco anch'io, devo dirti la verità. Però non sono mai stata... cioè io credo che ognuno abbia il suo modo di vivere certe cose, per cui è vero che c'è gente che scrive cavolate inutili, c'è gente che mette delle cose, però ognuno la foto del piatto di pasta, del piatto, capito? Di pasta, del cane, del bambino, eccetera, ma io credo che
la libertà sia importante anche, anche in questo, quindi uno ha modo di esprimersi come vuole e tu vabbè lo salti, non lo leggi. Sì, infatti, questa... non dà fastidio, capito? No, no. A me no. E ritornando sempre sull'argomento della serata, io devo essere onesta, ho cominciato a usarlo di più proprio in occasione di Vittorio. A me è servito tantissimo e mi ha sorpreso questa cosa, perché in una cosa così importante, così intima e così profonda come quella appunto che mi è successa, e il fatto di trovare conforto e appoggio in una cosa che io ho sempre considerato molto superficiale, molto idiota, salve amici di Facebook, però ognuno ha le sue opinioni, così era, anche se ci stavo, per carità, però mai avrei pensato che potesse essermi di aiuto vero, certo. Cioè per me il fatto di, e poi perché certe cose possono essere viste come un esibizionismo, no? Come... invece no, cioè se io in quel momento pensavo a lui e mi veniva in mente un film e lo mettevo su Facebook, non è che per me era condividerlo, espandere il tuo pensiero, sì, cioè comunque espandere lui, non lo so, devo essere onesta, devo dire la verità, gli sono molto grata perché mi ha aiutato veramente tanto, oltre anche al fatto ad avere dimostrazioni di affetto, di messaggi di persone che ovviamente non mi avrebbero trovato, certo, quindi anche certo. Quello aiuta tanto, più persone hai vicino, e io questo lo dico sempre quando le persone magari dicono ma che faccio, ma ti pare mando un messaggio, no? Invece più invece, persone ci sono e più forza senti, c'è, sì. E quindi niente, insomma è tranquillo, va a periodi, però devo essere onesta, non avrei mai pensato di dire questa cosa, ma gli sono grata. È vero. Loro come erano? Erano social? No. Sì, Laura, no. Sì. Laura sì. Laura sì, vero? Sì, sì, Laura Facebook piaceva moltissimo. E poi, come hai detto, come hai descritto tu bene prima, lei quando vedeva qualcuno che aveva delle novità era attratta comunque, sì, dalla tecnologia in generale e da quello che comunque le poteva mettere in contatto col mondo, quindi sì. Vittorio, piaceva. No. Vittorio no. Vittorio era molto riservato. Quindi Facebook era proprio... C'è stato, ma c'è stato un po'. Pochissimo, sì. Poi si è stufato. Sì, ma penso che neanche abbia scritto, insomma c'è un profilo, probabilmente c'è ancora, però insomma non era... Sì, poi anche questa cosa devo dire che non è una cosa che a me dispiace molto. Io ho visto il profilo di Laura che sta ancora online, ancora, capito? Ancora e vedo sì. E se ancora lì. È e ci sono i messaggi sì, ogni tanto, sì, c'è sì. Gente che scrive sì. Sapendo che non sarà tanti, letto il messaggio, sì. No? Devo però... dire che a partire da Dennis, dal marito, che ha trovato tanto sollievo all'inizio in questa pagina. Lui addirittura aveva preso l'abitudine di fare un diario quotidiano fino a che piano piano non si è ripreso. Anche lui è comunque una persona forte e positiva e piano piano insomma si è ripreso. All'inizio è stato un grande aiuto per lui e mi raccontava, mi mandava continue foto condividendo tutti i messaggi che arrivavano da parte degli amici e questo è stato bello. Sì, sì, no, si è capitato anche sì. Con Vittorio, no? Allora, sì, sulla pagina. Sì, sì. Bene, a chi tocca? Tocca a Eleonora, mi sembra, vero? Ah, no, sì, 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 tocca a Ele. Bello, allora, quella lì? Sì, sempre okay. Rimanendo nel gentleman, è lui. Sì, nel classico, e il cantante è Frank Sinatra. Vabbè. Che io e Vittorio abbiamo visto in concerto. Ah, com'è? Al Palaeur. Bello. Beh, è stata un'esperienza meravigliosa. Oddio, al Palaeur non c'ha l'acustica migliore del mondo, non importa. Non importa, vero? Perché comunque era lui, The Voice. No, porca miseria. È sì. Stata un'emozione pazzesca. E siamo 1900, non diciamo l'anno, i miei 18 anni. Ma perché? L'abbiamo vissuti, ma 1984, che te frega? Dai, i miei 18 dai, anni. Dai. Aspetta, 84 è la canzone, uguale, sì, io sono il 67. Vabbè, sì. Insomma, comunque la festa dei miei 18 anni, anni 80, periodo d'oro, fichissimo. Nonostante fossi abbastanza timidina, eccetera, così, però festa fichissima, la cabala, proprio molto... Bella. Molto yeah. E lui era così fiero che ha scelto questa canzone per l'arrivo della mia torta. Bello! E capito, ti senti
questa, senti quanto è figa, ed era eccitatissima, devo dire, scelta azzeccatissima, molto molto trendy nel senso elegante, appunto, sì, sì, del termine, oltretutto un classico, sì, quindi è andata avanti. E poi con questa particolarità, posso dire il titolo? Sì. Ele is my lady, che sembra un po' Ele is my lady, no? Ah, Ele Los Angeles invece cantando. Vedi, è proprio di ricerca, sembra questo brano, è andata a cercarselo. E lui, io mi ricorderò come, peccato, vedi, potevo portare delle foto, come fosse oggi, proprio il suo entusiasmo. Erano bellissimi anni quelli, poi avevamo tanti amici in comune, al lavoro pure, era veramente figo. E il suo entusiasmo di aver scelto questa musica, di essere fiero e di averla azzeccata, perché era veramente azzeccata, era come una colonna sonora di un film. Era quella giusta, quella giusta al momento giusto. Sì. Io mi immagino questa torta che avanza. Sì, la torta, queste candeline fighissime in questo locale, io tutta vestita figa, dai. E senti che roba, questo è eccezionale, veramente. Bellissimo. E allora, ripercorriamo i 18 anni di Leonora con scelta di Vittorio, però musicale, perché questo è Frank Sinatra e Lei is My Lady su Radio Cigliano. E fra poco vi produrremo il selfie di giornata. Anzi, visto che ci siamo e che questo è un brano di 2 minuti e 40, con le cuffie, con le cuffie. Ah, con le cuffie. Eh sì, perché diamo un po' di marchio, stringiamoci. Ne faccio due. E una e due. Il selfie è pronto, signore e signori, popolo di Facebook. Mamma mia, che cosa, popolo di Facebook, chissà che sembra. Ah, Ale, abbassa Ciccio. Milioni di followers. Voi, miliardi che ci state seguendo, no? Che cazzata. Allora, però, popolo di Facebook, il selfie è pronto. Quindi mi raccomando, il numero lo vedete adesso, fra poco, a video anche, ma ve lo anticipo. 328-7948-796. Mandateci immediatamente la vostra richiesta di selfie, perché vi... se riesco, ecco qua. Allora, non sono questi ovviamente, adesso ve li faccio vedere lì, che si vedono meglio, me li trasmetto e ve li faccio vedere subito. Invia selfie, perfetto. Mandateci la richiesta del selfie e ve lo mandiamo subito, perché ci piace sharare, veramente ci piace essere social insieme a voi. Allora, questa. Oh, no, questa o questa sono molto simili, forse questa è più, vero? Carina. È più carina questa, sì. L'abbiamo scelta, abbiamo l'approvazione, quindi mi raccomando, vi inizio a mandare, abbiamo un minuto, inizio a mandarli, poi magari qualcuno lo mando nel prossimo fuori onda, nell'onda, quello che è. Allora, si parte da qui. Luke, stiamo iniziando a mandare il selfie a te e da te iniziamo a mandarlo a tutti quanti gli altri. Un grande Massi Virgili ci ha mandato, sempre nel nostro cuore, Laura e Vitto, due fenomeni di doppiaggio nella vita. Massi, grazie. Ciao, grazie Massi. Veramente, l'abbiamo letto con ritardo perché siamo più sulla chat dall'altra parte. E questo è Gabriele che ci sta ascoltando e che quindi ci ha mandato il controselfie. Gli mando subito adesso, però dobbiamo rientrare perché la musica ci sta abbandonando. Kiss Me Lady Bye Bye, bellissima, eccezionale. Questo è un pezzo strepitoso di Frank Sinatra e ci stavamo immaginando un po' nei fuori onda la torta che avanza e la felicità, il sorriso di Vittorio che aveva fatto la scelta azzeccata di musica. Carino, vero? Sì, anche questa musica raffinata, il disco credo con Quincy Jones l'ha prodotto. Una cosa Quincy Jones, sì, è prodotto da Quincy Jones questo, tra l'altro. Vabbè, eccezionali, diciamo, veramente, che io vogliamo dire. Allora, vediamo un po'. Questo lo mando anche a Carl perché è il nostro la nostra spia all'Havana, ci chatta da Filadelfia, quindi mi piace sapere che stiamo mandando un selfie lontanissimo. Allora, Giuseppe, grazie, ci ha mandato anche il controselfie con la nonna, grazie Giuseppe, carino. Molto carino, ma proprio ciao, molto Giuseppe. Guarda che bello, fighissimo. Sì.
Allora, questa è Valeria che l'abbiamo visto e si merita Valeria. Il selfie anche lei, sì, perché sì, ci ha mandato un bellissimo controselfie. Grazie Vale. Allora, qui chi è? Giuseppe, che non ci ha mandato un controselfie, ma si merita il selfie perché ci ha chiesto di averlo. Vi ricordo 328-7948-796 col vostro nome, mandateci la richiesta, ve lo mandiamo immediatamente. Marco, stasera mi prenoto anch'io per il selfie di giornata perché questa è una puntata speciale. Grazie, grazie veramente Marco, e hai diritto al selfie. E Leila, Laura ce l'ho sempre nel cuore, dice Leila, grande, eccezionale, ma quanto siete belli e bravi ragazzi di Facebook. Roberto, un altro dei nostri capisaldi degli ascoltatori di Radio Cigliano, grazie Roberto. E questo è Luigi, che è un altro veramente che ci ascolta sempre, e credo che, come dice lui, ha la collezione di tutti i selfie che facciamo. Ne facciamo tre a settimana, pensa quanti ce n'ha. Dice, se mi guardano sul telefono penseranno chissà che questo di è me. Mio marito, guarda quanto è bello. Guarda che bella foto! Aspetta, più grande, guarda che bella, fica grazie, foto. Massi. Bellissima, grazie bella. Massi. Bella. Diciamo, grazie veramente. Vittorio con Camilla, mia figlia, e Gioia. Aspetta Gioia. Che nel frattempo cambio anche telecamera. C'è un po' di cose da fare, eh. Allora, per Vittorio della Roma, per la Vittorio Roma, però ci ha mandato 4:49, sa, questa è una canzone che non possiamo sentire perché siamo in onda e quindi la sentiremo dopo sicuramente. Grazie, e questo è il selfie. Mamma mia, mi sto mandando tanti. Ricky, sono assente e giustificata la proiezione del film in cui ho doppiato un personaggio. Me lo mandate lo stesso il selfie? Ma come no? Certo. Assolutamente sì. Bene, vediamo se ci sono un selfie anche per me, chiede Maurizio. Ma Maurizio Pittiglio, forse. Credo di sì. Il nostro super credo fico, di certo. Sì. E questo l'abbiamo già mandato, quindi Valeria ci dice che siamo mandato. Belli. E questo, vediamo se sono tutti i messaggi di ritorno. Questi, sì. Grazie, bellissima serata. Grazie a voi che ci ascoltate, perché se non foste qui, probabilmente noi non saremmo qui a fare la radio. Oh, amore. Grazie Fabri, grazie. Fabri, la mia che cognatina bella. Tiziana, guarda. Ma che come carini. No, anche per noi, ma arriva immediatamente. Poi Fabri, devi venire qua, perché, sì, guarda, sì. Ila, ma è così difficile? Fabri? No, stare qua in trasmissione. No, bellissimo. Dai. No, sì. Io c'ho tanta gente che magari glielo dico, gli dico, vieni, ma no, io non saprei che dire. Ma che devi dire? Devi parlare, no, devi Fabri, essere te stesso, veramente. Sì. È una figata. Allora, vediamo, mamma mia, tanta gente. Valeria, io ero bambino quando uscì quella serie, stanno parlando ancora di Digimon. Ricordavo bene che Laura aveva doppiato una serie dei Power Rangers, era Capri, la nipote del cattivo di Power Rangers, Ninja Storm Lotor, doppiato da Massimo Corvo. Vedi che sono molto più biografi di noi, sanno sì. Tante cose Anna. In più di noi. Anna. Grazie Anna, ciao, grazie, ciao, grazie. Ciao, e grazie anche a Marco, e selfie bellissimo, grazie, meno male. Anche, ancora me lo ricordo, Laura Latini fu la prima persona del doppiaggio che mi parlò quando io, completamente sconosciuto all'epoca del loghista di Alessio Cigliano, andai a seguire dei turni alla Press to Play, dove si stava registrando Super Niandare. Io ero timidissimo e lei mi salutò per prima, e quando le dissi che riconoscevo la voce, lei si fece una risata e mi disse che, vista la mia età, sicuramente l'avevo sentita in Will & Grace. Grande, grande, grande Laura. Poi Laura era così, non è che si formalizzava, non è che non parlava con la gente, no, anzi, figurati, no, con figurati. Tutti quanti, cioè veramente eccezionale. Grazie Tiziana di essere con noi. Ale, c'è sta Wikipedia per cosa? Ale, c'è sta Wikipedia. Ale. C'è sta Wikipedia? In quel senso? Forse vabbè. Abbiamo detto una cavolata. Che abbiamo detto? Una cavolata? Non lo so, può essere. Vabbè. Oh, aspetta, qua è arrivato un altro WhatsApp. Chi è? Maurizio, questo è Maurizio che ci sta. Ah, vedi, guarda che bello. Questo è carino. Grazie Maurizio, grazie veramente. No, poi ci sentiamo. Ha fatto una mostra bellissima, sì, la casa sì. Del cinema. Io già che figata, veramente grandi. E se volete, non è finito il selfie, ve lo mando il selfie se lo richiedete al 328-7948-796. Bene, ci stiamo allungando un po', però senza è un problema. No,
E questa è la radio, anzi, meglio, nel senso che quando la serata è bella uno non vorrebbe che finisse, no? La vuoi tirare avanti alle lunghe, veramente alle lunghe. Allora, diteci qualche altra cosa che ci volete dire, perché la serata è la vostra. Che cosa... qualche cosa, qualche idea, qualche cosa che vi è venuto in mente anche, non so, diteci, esprimetevi. Ma guarda, io penso che una cosa molto bella da condividere sia il fatto che comunque il piacere di venire qui credo che nasca dal fatto che in questo lavoro noi siamo davvero comunque una grande famiglia. È vero, sì. Cresciamo insieme, ne viviamo di tutti i colori. A volte ci troviamo d'accordo, a volte non ci troviamo d'accordo nelle nostre cose. Può essere, perché ciascuno di noi è un libero professionista, quindi può fare le sue scelte lavorative. Però a prescindere da tutto questo... comunque rimane quel sentimento del fatto che siamo comunque davvero cresciuti insieme, per cui il piacere di dire andiamo a parlare di Laura e Vittorio da Alessio è perché sappiamo che lo condividiamo con tante persone che sono cresciute con loro come noi, anche se in un altro modo, e con tante persone che magari non sono cresciute con loro ma seguono, sono appassionati del doppiaggio, quindi sostenitori di quello che noi facciamo, certo. Sono cresciute con le loro voci, sono cresciute con loro. Siamo cresciuti veramente con tutti noi, c'è gente che ci ricorda delle cose che non possiamo ricordare, non abbiamo minimamente memoria, ma non solo che non abbiamo memoria, ma che sono successe così tanto tempo fa che però per loro sono vive, perché le vivono, esatto, ancora, le sentono, no? Esatto. Quindi quello che abbiamo fatto, i lavori di Laura, i lavori di Vittorio, i lavori nostri, esatto, rimangono e infatti, stanno lì. Infatti a me stupisce sempre questa cosa, mi commuove molto, è vero. Io perlomeno non ci rendiamo conto, no? Di quanto... ci vogliono bene, perché poi sì, quello è, o di quanto possiamo essere importanti nel nostro piccolo, e ogni volta ovviamente per noi è lavoro. Quindi insomma è lavoro, passione, è bello, tante cose, certo, per carità, è un lavoro in cui c'è passione, sappiamo di essere dei privilegiati perché facciamo un lavoro che ci piace, tutti questi discorsi, però così importante per alcune persone è bello. Io ogni volta mi stupisco e sì, mi commuovo, forse esagerato, però insomma mi emoziono. Mi emoziono, ecco, no, ma cioè, come a volte mi hanno detto, perché io ho detto, vabbè, questa emozione, non mi ricordo chi un tempo fa mi disse, sì, ma voi ci emozionate a noi, e quindi è bello che anche noi vi emozioniamo di ritorno con questa questo nostro essere presenti, sapere che cosa avete fatto, ricordarci delle cose che magari voi potete ricordare, ne fate tante, sì, magari in una cosa, esatto, piccola, in una cosa che non c'è rimasta nella memoria per niente, però a loro ha suscitato, esatto, qualche cosa, sì, capito? Sì. E quando ci rendiamo conto di questo, secondo me ovviamente si amplifica quello che facciamo, perché a volte nella quotidianità non ci rendiamo conto, sì, no? Sì, è vero. E noi a un lavoro ci svegliamo, io e mio fratello per esempio ci chiamiamo quasi tutte le mattine, ci salutiamo perché spesso non stiamo negli stessi stabilimenti, tu dove vai, tu cosa fai, no? O così con tante altre amiche con cui mi sento la mattina e andiamo nei vari stabilimenti, è la nostra quotidianità. Mm. E scoprire poi che tutto quello magari ha generato un ricordo, un'emozione, che le persone comunque si legano tanto quanto noi che partecipiamo a quel prodotto, chi ne usufruisce, certo, si lega e gli suscita un'emozione, questo è bellissimo. Adesso a te succedeva molto spesso, perché eravate nella stessa società, ma a te succedeva, che ne so, di incontrare tua sorella e non saperlo, sì, ovviamente, no? Ah, una cosa che è stata molto complicata di cui prendere atto, beh, no? Più che sì, mai, ecco, da realizzare, è stato l'incontro che noi ci facevamo in macchina, cioè spesso magari io ero sulla tangenziale e vedevo la sua smartina che mi faceva le luci da dietro o viceversa. Andavate nello stesso posto, cioè, no? Andavamo magari nello stesso posto e non lo sapevamo, quindi ci incrociavamo nelle strade e ci facevamo, poi ridevamo perché ci facevamo i gesti, così i nostri giochi, perché poi noi avevamo una lingua tutta nostra, avevamo dei segnali tutti nostri, quindi questo gioco di luci o anche magari sentirci all'ora di pranzo per andare a mangiare una cosa insieme, certo, per vedere se coincidevamo. Siamo vicini, dai, quella andiamo. è la parte che è stata più faticosa, perché a volte adesso diciamo mi succede di meno, ma a volte ero per strada e mi succedeva ancora di guardare il finestrino e dire oddio, ma è lei? Certo. Perché chiaramente era una cosa che mi piaceva molto, perché noi non sempre lavoravamo insieme. No, certo. E negli ultimi anni veramente poco. Poi a volte veramente non ti incroci nelle sale, cioè la volta prima che ci eravamo incrociati, Ilaria, sarà stato 4 mesi fa, sì, forse. Cioè io mi ricordo che ti ho incrociato e tu mi hai raccontato della nascita di questo progetto e poi ti ho rincrociato per quello
per questa, e sì. Tu mi hai detto le novità, io non sì. sapevo neanche che c'erano. Erano passati mesi, capito? Tanti mesi, veramente. Sì. Quindi a volte non ci incrociamo, anche fratello e sorella non si incrociano, certo. Sorella e sorella. E quindi è bello vedersi e magari decidere che oggi così inaspettatamente si va a pranzo insieme. Esatto. Ho capito. Sì, sì, è bello, anzi, è carino quando tu noti che non vivendo più insieme ti cerchi proprio per mangiare insieme. E Laura ci cercavamo moltissimo per pranzare insieme, era un momento nostro bellissimo. E certo, fighissimo. Con Fabrizio riusciamo di meno perché oggi magari con i figli, le cose, torniamo spesso a casa, però anche con lui è carino perché c'è sempre la telefonata, se non quotidiana, quasi, dove sei oggi, cosa fai? Sì. Poi condividendo gli stessi posti è anche facile, no? Perché sai quali sono, esatto. Lo sai direttamente. Esatto. Siete in diretta su Radio Cigliano 2316, dopo cena con Ilaria Latini e Eleonora De Angelis. Grandissima serata questa sera. Io vi consiglio, se siete intervenuti adesso nella diretta, di andarvela a rivedere. La troverete su Spreaker, sul podcast alla fine della trasmissione. La troverete su Facebook sempre, perché sta lì. E la troverete anche sulla pagina di YouTube, che vi faccio vedere adesso a video, perché segnatevi sulla pagina e troverete il video in HD. Questa è veramente una serata che vale la pena di rivedere, anche se ci stiamo allungando un po' nei tempi canonici, che poi non sono mai i tempi canonici, perché Christian Jansante è arrivato quasi a 4 ore, non, a un certo punto l'ho abbattuto col fucile perché non potevo più, andavo avanti di vita propria praticamente. Però è bella questa puntata, andatevela a rivedere perché veramente merita. Tocca a Ilaria. Eccomi. Allora, è quello lì, ok. No, è questo. È quello. Ti cambio le carte in tavola. Mi cambi le carte in tavola e fai bene, perché io sono qui per te. Oh, ma questa, allora, questo è un pezzo. Allora, io non lo conoscevo. Dai, non lo conoscevo, ti giuro. Tra l'altro, l'accoppiata immediatamente mi ha friccicato, certo. Capito? Ho detto, ah, però la voglio sentire. E me lo sono sentito, ma che bello. 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 E questo com'era di Laura? Allora, è nostro in verità. È vostro. Questo è un anello che in verità unisce molto me, Laura e Fabrizio, per questo ce l'ho nel cuore. Perché è una canzone che è uscita appunto nel 90 e mio padre credo sia l'ultimo album che ha comprato prima di morire. Papà è morto a febbraio del 91, certo. Quindi subito dopo. E quindi ci ha lasciato questo album che noi abbiamo cominciato ad ascoltare nel momento che vivevamo. Peraltro quello è stato un momento per noi di grande legame, perché Fabrizio si è trasferito addirittura a vivere da noi. Abbiamo vissuto insieme, io, Laura e Fabrizio dormevamo la notte insieme. Che bello, nella stessa camera, mamma sì. mia. E gli dovevamo tenere Bravo, la manina. Fabrizio, mi permetti di raccontare questo aneddoto? Lui voleva la manina. Vabbè, mi sembra pure giusto. E quindi noi veramente questo pezzo è incredibile, perché lo cantavamo a squarciagola insieme e tuttora se io lo sento o lui lo ascolta, poi ci viene di chiamarci e scopriamo che anche l'altro lo stava ascoltando. No, vabbè, è un punto, è una corrispondenza di legame, pazzesca. Pazzesco, perché è proprio di noi. Di quello che siamo noi, e continua a far parte di quello, quindi non poteva mancare. Questo veramente non poteva mancare. Claudio allora, Baglioni e Mia Martini, Stelle di Stelle. Una accoppiata strepitosa, veramente eccezionale. Ma tra l'altro anche l'orchestrazione, l'arrangiamento di questo pezzo è bello. Ascoltatevelo in diretta su Radio Cigliano, poi torniamo con Eleonora e Ilaria per parlare ancora di questo bell'argomento che stiamo parlando stasera. Io sperai di essere tra è bello. Questa sì, te la devi sentire veramente. Pensa che Gioia, che è una fan di Baglioni, dice ma qual è questa canzone? No, guarda, noi dopo la morte, fu proprio la morte di papà. Guarda che ti sentono, quindi sì, sei in diretta. Va bene. Non senti, potevamo fare a meno di sentire. Fabrizio dice in realtà volevo qualcos'altro. Vedi? Quindi chiediamo lumi. È criptico. Dici, Fabri. Ormai siamo affezionati, dice lei, la grazie. Jansante, vabbè, imbattibile al record, lo sappiamo. Fabio Liberati, grazie. È un ragazzo che ha fatto un bellissimo documentario sui Friends. Dice Vittorio nel cuore, anche noi ti portiamo nel cuore. Evviva, Fabio. Evviva veramente. Per questo ci sono i biografi, perché c'è Wikipedia. Ah, ecco, ci ha spiegato la battuta di Wikipedia che prima non avevamo capito. Vabbè, però voi sapete delle cose. Continuo a non capirla, vabbè.
cioè nel senso su Wikipedia trovi tutti i doppiatori, quindi sai che hanno doppiato quella cosa o no, capito? Però poi sanno delle cose di noi che io neanche le so, capito? Che non me le ricordo. E sapete anche delle cose sul come abbiamo doppiato, che quelle grande grandissima, che non sei social però c'hai il che tastiera hai messo? Aspetta, Dio mio, che cos'è? Non lo so. Aspetta, dobbiamo cambiare qua. Quasi italiano, ok. Grande. Sì, potete fare, potete scrivere, io non ve l'ho detto, ma potete scrivere, rispondere, anche se ovviamente vi stanno ascoltando in voce e quindi arriva più immediato. Allora, grazie, è arrivato un contro selfie anche da Ricky, un contro selfie esterno, in esterna ci sta facendo, quindi ci sta ascoltando in esterna. Grazie Ricky, grandissimo, veramente bella trasmissione, io sono senza parole perché sapevo che sarebbe venuto un capolavoro stasera, ma così capolavoro non pensavo veramente. Noi siamo state bene. No, anche perché ci stiamo anche, ma non voglio dire emozionando, che sembra una parola un po' scontata, però sì, ci stiamo anche emozionando, ma col sorriso tutti e tre, coccolando, capito? Quel discorso di prima, siamo in famiglia. Brava, siamo in famiglia e quindi riusciamo a dire, a coccolarci, a cazzeggiare insieme, però col sorriso, e a dire cose importanti. Infatti, subito dopo, per me, immagino anche per lei, il momento, insomma, i momenti più tosti. L'andare a lavorare, che per una persona che ha subito una perdita può essere, no, impegnativo, nel senso che incontri tutte quelle persone che ti... Devo rientrare, aspetta che ci siamo. Questa è la voce di Mia Martini e di Claudio Baglioni, veramente grandissimi, e questa è la canzone che lega quindi Fabrizio, Laura e Ilaria, che vi rende, che vi ha coesi in un certo senso. Tuttora rimane come quella musica che quando noi la sentiamo ci richiama subito quel sentimento. Sì. E posso parlare a nome di tutti e tre, direi. Sì. E peraltro questi sono due cantanti che mio padre adorava, e noi con lui. Bene, bene. E Laura quindi condivideva questa passione molto, per loro, assolutamente. Molto, molto. Claudio Baglioni per Laura era un must assoluto. E Mia Martini era nel nostro cuore, papà ci aveva insegnato ad amarla, perché per lui era una donna di una profondità infinita, la conosceva anche personalmente, ci raccontava la sua storia, quanto era stata anche additata spesso. Porca miseria, dall'opinione pubblica, e quanto invece lei era molto di più di tutto. Sì, quello. Quanto ha perso nel lavoro anche con questa situazione che si è trovata. Superstizioni, storie incredibili, e quindi anche lei è un bel simbolo comunque di donna che prova ad andare avanti. Non ci è riuscita in verità, però comunque ci ha lasciato tante cose. Tante di quelle cose. Ha lasciato tanto, perché le sue canzoni, Almeno tu nell'universo, è una canzone che ha l'Italia. Bruno Lauzi, anche quella. Bruno Lauzi, eccezionale, veramente. Sì. Bruno Lauzi, è bellissima. L'ha scritta proprio per lei, su misura. E comunque deve cantare lei, deve essere cantata da lei. Sì. Io l'ho sentita da Mina, l'ho sentita da Elisa, però la sua è viva. Sì. Quella. Quel graffiato nella gola che aveva, che ti prendeva, ti accompagnava, veramente. Il suo cuore, ti portava a vedere il suo cuore. E questa canzone qua, invito chi non la conosce a risentirla poi con calma, perché questa canzone, Stelle di Stelle, è di una profondità pazzesca. È bellissima, veramente. Me la sono ritrovata non conoscendola. Ah, ho detto, mazza che pezzo eccezionale. E quello è sempre il discorso decocciante, no? Perché sono andata a vedere e Cocciante mi stonava. Invece poi mi ha spiegato perché abbiamo ritrovato la quadra in Cocciante. Ma Cocciante io l'ho rivalutata. Allora, nella serata che ha fatto, non so se vi è capitato, un mese fa c'è stata una serata dedicata a Mogol, due serate su Rai 1, dove molti cantanti, chi era in vita, lui, ovviamente non Battisti, eccetera, eccetera, cantato da altri cantanti, hanno ripercorso il percorso musicale di Mogol come artista. E Cocciante ha avuto una mezz'oretta di tempo all'interno di questa trasmissione. E io devo dire che Cocciante, che ho sempre, non dico
un po' messo da parte, però forse sì anche. Io mi sono visto quell'esibizione e ho detto, ecco, questo è quando tu sei un coglione ragazzino che dici no, questo non mi piace, poi te lo risenti a 50 anni e dici beh, che cazzata, ma perché me lo sono tolto per tutti questi anni sto cantante? Veramente eccezionale. Quindi... E volevo dire una cosa, adesso ho capito il messaggio di Fabrizio, lui diceva mi aspettavo di più della manina, perché tu gli hai mandato la manina sul messaggino, ma te l'ha mandata Ale la manina, Fabri, cioè è lui che gestisce il WhatsApp. Mandato la manina? Aspetta, dove della sta? Sua foto, ma noi l'abbiamo commentata, non ci avete sentito. Non ci avete abbiamo sentito perché eravamo bellissimi. Fuori onda forse. Sì. Aspetta, gli ho mandato a la Fabri, manina? Sì, sono stato stavamo così... stavamo parlando di loro, ma non ci ha sentito... Non ci ha sentito figura, quella lì, quella, eccola. È questa? Non so se ha capito quello. No. Ah, questa qua in alto, sì, questa. Ha ragione lei. C'è la manina, Fabri, però facci sapere se ha ragione lei. Abbiamo parlato tanto di voi, non ci avete sentiti. Vabbè, però ci piace che siate anche con noi, perché veramente è la trasmissione che non ti aspetti, non ce l'aspettavamo noi questo successo da questa trasmissione. In diretta su Radio Cigliano 23:26, dopo cena con Eleonora De Angelis, Ilaria Latini, bellissima trasmissione, la potrete rivedere su Facebook, la potrete rivedere su YouTube, la potrete risentire su Spreaker, scegliete voi la piattaforma che volete, sempre con Radio Cigliano, perché se diventate nostri amici ci fa piacere, ed è l'unico motivo per cui stiamo qui a fare tutte queste cose fino a bell'ora tarda. E domani c'è 3 turni? Tutti? No, io domattina non ho turno. Io sì, c'ho il turno, però sono... Non, sì, non, con calma. Sono vicino casa. Sì, con sì. Calma, senza esatto. Accapigliarsi più esatto. Di tanto. Bene, bene, allora... Grazie, due Marco top. Panelli. Oh, questa è bella, eh. Hai due top a fianco, facciamo a cambio. Non facciamo a cambio. Allora, adesso... Per te è passato meno tempo, per te è passato più tempo. È una mancanza, ovviamente, e nessuno può dire di no. Ma come va? Guarda, io ci sono cose, luoghi comuni, chiamiamoli così, che sono veri. Cioè, io credo, lei mi confermerà che il periodo piuttosto sicuramente è l'anno in toto, no? L'anno subito dopo. Tant'è vero che io ho incontrato lei a aprile, e la cosa di Vittorio è successa il giugno precedente, aprile era il mio compleanno. Lei mi disse, ma come va? Gli ho detto, guarda, Ila, malissimo. Eh sì, perché invece sì. No, all'inizio ti fai c'è questa l'abbrivio, droga, certo. questa sensazione di realtà, anche di incubo, però comunque di realtà, per cui stai come sul ring che ti hanno preso a cazzotti, ma comunque non capisci bene, quindi ci scappa anche la risata isterica, ci scappa il insomma tante cose. Poi a un certo punto la vita normale ricomincia, quindi questo ti porta nella realtà, nella tua realtà, che ovviamente è completamente diversa. E lei mi disse, oltretutto aprile è anche il mio compleanno, tua male, insomma. E lei mi ha detto, dice sì, lo so, perché ti stai avvicinando all'anno, mi ha detto. Io pensavo, sì. Che può essere? Perché? Certo. Perché? E invece è veramente uno spartiacque, perché tu comunque... Tutto il primo anno hai tutte le prime volte senza quella persona, e quindi ogni cosa è diversa. Ogni poi, data, il Natale, tu, qualsiasi anche cosa, le anche le più stupide. Anche certo. Le più stupide, l'inizio del lavoro, l'inizio della scuola, l'inizio delle vacanze, tutto, è tutto un vivere cose che... E poi invece passato l'anno è come se facessi... È ovvio che la mancanza c'è, insomma, voglio dire, no, è inutile dire certe cose, però fai un attimo un po' di... Un po' così, non so come spiegare. Allora, tutto l'hai già vissuto. Allora non è la cerchi prima di volta. Riassaporare. Cioè, non è più il questa volta lui non c'è. Anche com'era, questa volta, sì. Anche questa volta non c'è. E com'era quando c'era? Mi ricordo che, capito? È tutto un po' diverso. Quindi diciamo che più... la mancanza, che per carità è costante, però è più
a flash, magari intensi in certo. quei momenti, però a flash. E comunque, come diciamo sempre con lei, con questa voglia di mordere la vita, capito? Cioè di farcela, di andare sì. avanti per noi stessi, per le persone che loro amano, perché anche quello è importante, insomma. E viceversa, insomma, queste persone che aiutano te, eccetera. Quindi, insomma, comunque alla fine la vita comunque vince. Che bello. Ed è un onore. La vita diventa un omaggio a loro, capito? Comunque sia. Un tributo quotidiano. Esatto, anche, è anche certo. una comunicazione, secondo me. Sottoscrivi la? Questa. Nel frattempo sottoscrivo volendo mandare un bacio a Giorgia Lepore. Ciao, che sta Giorgia. Mandando un messaggio così carino. Grande Giorgia. E vorrei dare un bacio grandissimo a Laura Romano, che è in linea con noi e sa e benissimo sa, di cosa parliamo. Che sa, lei veramente. Sa ed è un'altra ragazza che... la riesce a vedere sempre comunque in giro con un sorriso. E io credo sì, credo, non lo so, per quel poco che la conosco sì. la sento... Lei era molto legata al fratello, sì. Quindi cogliamo l'occasione anche di ricordare Maurizio, che ci è rimasto sì, a tutti nel cuore sì. e questa è l'occasione ideale. Io confermo quello che ha detto Ele, perché noi ne abbiamo parlato insieme, come ha detto lei, quindi sono il mio sentimento è lo stesso suo. Io credo che questa esperienza... se riesci a essere un pochino, ecco, se credi nell'ottimismo e se riesci a essere un pochino positivo, perché ovviamente quello ci serve, perché se non decidi certo. di volercela fare, non puoi, non riesci a fare. A quel punto sei tu che devi decidere, non c'è altra scelta. E questa è una cosa che mi disse tanti anni fa proprio la mia professoressa di filosofia al liceo, quando successe la cosa di mio padre. Lei fece una lezione su questa scelta dell'essere umano, guardandomi negli occhi tutto il tempo. E ancora me la ricordo. E quindi l'hai applicata? Io l'ho poi, applicata no? perché ho capito che lei mi voleva mandare un messaggio. Ho provato ad applicarla e ho visto che funzionava. Devo dire che venivo comunque da una famiglia che insegnava questo. Sì. E tuttora ricordiamoci, lo vedo nelle persone che credono in questo. Ricordiamoci il cervo a primavera, capito? Il cervo a primavera. Sì. Beh, infatti anche per me i miei sono di grandissimo esempio, bravo, un'ammirazione. Notevole, scusa, io l'ho interrotto. Sì, no, non dicevo volevo. A te, sono bravissimi, sì, è vero, esemplari. E quindi ecco, quello che ti insegna un'esperienza del genere, innanzitutto, ecco, devi avere un pochino di pazienza, devi saper aspettare, come diceva lei, quel ciclo in cui tu vedi che tappa per tappa, ok, Natale ce la posso fare, Pasqua ce la posso fare, il suo compleanno ce la è tappa per tappa. E un pochino ti insegna anche a vivere al secondo, non proiettarti troppo né nel futuro né nel passato, se non per avere strappare un sorriso, e di imparare proprio a vivere il presente, l'istante. Bello. Diventa più semplice. Questo è un bell'augurio anche che facciamo, sì, un po' così, a tutti quanti, perché poi così. Queste sono cose che succedono per una cosa o per l'altra, un po' a tutti quanti, è la vita. Sì. E quindi riuscire a trovare sempre il nuovo spunto, diciamo, no? Quello che ti permette di andare avanti, quello che ti dà la forza di andare avanti, ma perché no? Capisci? Ma perché capisci? No? Perché non andare avanti? Sì, è una perché scelta no? Tua. È una scelta tua, è vero. C'è un messaggio bello per te. Amore, ciao Ale, buonanotte. Ciao. È bello, ciao, è bello. Ale. Io non ho nominato i miei tre figli, un bacio glielo voglio mandare, Riccardo, Emanuele e Sofia, li ho nominati solo come figli, non ho mandato un saluto speciale. Ci stanno iniziando a salutare degli amici che magari si vedranno guarda che sto fumando poco stasera rispetto a quanto fumo di solito in diretta, Edith, che sappiamo chi sei. Allora, qualcuno sta andando a letto perché l'ora è tarda, ma noi siamo qui ancora insieme a voi, quindi se volete farci compagnia, veramente siamo qui per voi, siamo qui per loro, per loro che sono qui con noi, ma anche per voi. Questo è il tuo ultimo pezzo, Ele. Sì. E questo pesa, questo è un pezzo importante. Un altro classico. Me. È un altro classico. E vabbè, forse il cantante più amato in assoluto di Vittorio, che è Billy Joel. Quindi mi ricorda tutta la sua discografia completa, immagino. Sì. Le so tutte a memoria. Sì, quando sì. ancora trovare i testi delle canzoni era. Bisogna fortuna, andare da messaggerie musicali, esatto, capito? Ma lui spesso negli album aveva i testi, Billy Joel, li metteva, sì. quindi insomma io le cantavo con lui, e dei ricordi bellissimi. E non è stato facile sceglierla, perché
perché molte sono belle e alcune un po' malinconiche. Non volevo, insomma, un qualcosa di malinconico. Andavo da un'altra. Just the Way You Are l'ho considerata, insomma, tra le prime, però mi sembrava un po' banale. E poi non mi ricordo perché l'ho sentita l'altro giorno, stavo con mio marito, se era proprio per cercare, l'ho guardato e gli ho fatto: ma se mettessi questa, alla fine poi è talmente bello. Lui ha detto: ma sì. Poi ho incontrato te e ti ho confermato e mi hai detto: ma sì, Ele, ma quanto è bella cosa. E va bene che una canzone così, così bella, così semplice, così è comunque un classico, ed è forse, chissà, non tutti sanno che è una canzone di Billy Joel, quindi no, anche vero. Questo mi piace. Lui simpaticissimo, Billy Joel, Vittorio lo amava tantissimo anche per la sua simpatia, non so se ve lo ricordate, magari aveva il completo con le scarpe da ginnastica, sì. Molto molto americano fico, insomma, americano, sì. Simpatico, e musica secondo me comunque di alto livello, e interprete notevole, sopraffino, sì, 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 sempre, vedi, c'è sempre questa come dire, questa raffinatezza, no? Sì, di questo Vittoria. È un pezzo molto raffinato, molto veramente. Molto raffinato. E niente, dico una cosa che mi viene in mente adesso, insomma, siccome è proprio l'emblema delle canzoni d'amore, no? Infatti spesso quando la cercavo stanza nelle cose, le più belle canzoni d'amore, mi viene adesso di dedicarla da parte di Vittorio Gioia Masio. Ma che mi ha detto il pensiero? Adesso ho visto anch'io adesso. Io ho detto di dedicarla da parte di Gioia Masi, e lei mi ha indicato il cuore. Ecco, da parte di Vittorio Gioia Masi, ecco. Just the Way You Are. Saluto mio figlio Raffaello. Ciao. Buonanotte. Ciao, buonanotte a chi sta andando a letto, ovviamente. E noi adesso ce la sentiamo. Gioia per te. Ne abbiamo parlato Grande tanto. Gioia. Ma quanto è bello questo pezzo. Grande. Billy Joel, Just the Way You Are. Strepitoso, in diretta di Eleonora su Radio Cigliano. Tutta ammirazione, l'ammirazione per Ma Gioia. Che coincidenza! È vero? Che bello. È bello, proprio il momento giusto, che non è concertato, cioè, no? Sì. Hai visto? È arrivato Bellissimo. Il cuore un attimo prima che lo dicessi, che bello. Grazie di essere con noi in questa bella trasmissione, che vi prego sempre ancora di condividere sulla vostra pagina Facebook se avete voglia di farla vedere a qualcun altro, perché questa veramente ci piace. Questa veramente ci piace farla. Ci stiamo anche allungando, stiamo arrivando alla mezzanotte, abbiamo ancora un altro brano, che secondo me arriveremo vicino alle 3 ore stasera. Perché noi volevamo 2 giornate, quindi voi sì, stiamo scavallando la mezzanotte, quindi siamo in diretta 2 giorni, grande figata, veramente. Io ho i capelli per aria, ma chi se ne frega. C'è anche Saverio, grande Saverio. Sergio, che è andato via all'inizio della trasmissione, è tornato alla fine, ha fatto quello che doveva fare ed è tornato. Quanto ci piace. E hai visto i cuori e il grazie di Gioia? La gioietta. Bene, sì, bene. Che esempio che è pure lei. Sì, straordinaria. Straordinaria, veramente. Che insomma, esempio. Ne abbiamo parlato spesso insieme. Sì. Io non so cosa possa voler dire, ho un'ammirazione, davvero alzo le mani, un'ammirazione infinita. Sì, perché poi devi farti forza per te, per i figli. Sì, perché poi lì aggiungi a tutto quello che è il, ovviamente, il dolore emotivo, eccetera, ma il casino pratico, cioè, voglio dire, con questo dolore, insomma, dimostrato. I casini pratici non dovrebbero esistere in queste situazioni, no? Dovrebbe essere tutto una firma e hai fatto tutto, forse hai chiuso tutto. La firma. Forse no, neanche quella, anche in casino, automatico. Il casino pratico quotidiano, cioè sì. Dici ok, adesso mi devo reinventare. E da domani? Capito? Veramente in gamba. Brava. In gamba. Bravi tutti quelli che l'hanno vissuto, ovviamente. E riempie il cuore, perché la vedi lì bella come il sole, sempre più bella bella come il sole, che ti fa quel sorriso e ti dice: ce la sto facendo, veramente. E ti trasmette anche lei serenità, questo rimbalzo di Vittorio che esce fuori, tutta energia. Ma io penso che, ma tutto si crea, nulla si distrugge, che tutto si trasforma. Dai, indubbiamente Vittorio e Laura hanno dato, resta, cioè comunque sia
io penso che la nostra forza venga, non c'è il colpo venga, di spugna, venga no? da sì. loro sì. Non può esserci, no. Non è possibile sì, no, no. Prima dicevamo una cosa carina che ci siamo dette, è proprio per rendere omaggio alla loro vita che noi vogliamo imparare ad apprezzare la vita, è vero, istante per istante, perché in questa maniera la loro vita prende più senso. Adesso questa la ridici in onda, rientriamo. Billy Joel, Just the Way You Are, così come sei, così come erano loro anche, no? Esatto. Ci abbiamo tutte delle... Come sono, cioè ci abbiamo tutti dei rimandi sottili, ma che poi alla fine escono fuori in questa scelta che avete fatto. Eccezionale, veramente una scelta bellissima. Stavi dicendo una cosa nei fuori onda che mi ha colpito, Ila. No, stavo dicendo un sentimento che abbiamo condiviso con Eleonora, che ci ha trovate assolutamente d'accordo. E per noi... imparare a sorridere nella vita significa proprio dare senso alla vita dei nostri fratelli, perché in tutto ci hanno insegnato questo, anche andandosene, e quindi a maggior ragione se noi vogliamo dare senso a tutto quello, a questa esperienza e a tutto quello che loro sono stati e sono nei nostri cuori, allora noi con piacere non perdiamo un'occasione davvero. Ma per apprezzare un'alba, un tradire. Che poi sarebbe un tradire, no? Esatto. Sarebbe certo. un tradire quello che è stato. Ma è anche proprio un mantenere la vita, no? Mantenere brava. Anche la loro vita sì. in noi. Cioè la... Non c'è quella fisica, ma c'è tutto il resto. Sì, tutto sì. quello che come fa a sparire? Come fa, sì. Cioè se non lo mandi avanti tu sparisce. Esatto. Capito? Sì. Mentre invece sei tu che lo stai mandando avanti. Ma forse anche inconsapevolmente. Non è che lo ragioni, non è che ci pensi, non è che lo fai esatto. apposta. E allora, nell'inconsapevolezza di questa situazione è là che c'è la magia, secondo me, sì, no? Sì, che esatto. veramente sono qui accanto a noi e ci stanno a guardare. Laura si sta a fare un sacco di risate sì, e sì, Vittorio sì. ci sta facendo così col dito, veramente sì, strepitosi, sì. veramente eccezionali. Ci in sta diretta. Salutando Dennis a tutti. Grazie ciao, Dennis. Dennis. Andiamo a dormire. Lo so, ciao, ci siamo un po' allungati, ciao, ma è sempre lì la trasmissione, perché siete in diretta su Radio Cigliano 23:42 dopo cena con Eleonora De Angelis, Ilaria Latini, una bella puntata insieme a ricordare un po' Amarcord, ma permetteteci un po' di Amarcord anche, no? Un Amarcord vero, sincero, ilare, giocoso. Ciao Flavio! Evviva! Chi è? Chi è? Chi è? Flavio, ciao Flavio! Ciao Flavio! Ciao Flavio, bello! Ciao Flavio, grazie di essere con noi tutti quanti, questa è una bellissima trasmissione. Ma recentemente leggevo una cosa molto bella, non ricordo dove, però leggevo che alla fine le persone che vanno sicuramente vivono nel ricordo di tutti noi. Certo. E allora rendiamo bello questo ricordo. Certo. Perché deve avere un brutto persona ricordo. In maniera drammatica, perché non può dipendere da me. Certo. Quantomeno quella vita che gli do, gliela do di un livello sì, che quella persona è merita. Un po' veramente, è ridare vita un'altra volta. Tramite te ovviamente, perché certo, sei tu che filtri, sì, sì. però sei tu che spingi per ridare questa sì, vita, sì. no? E loro vivono attraverso noi, anche appunto attraverso Flavio, Gioia, certo, Valerio. Certo. Poi ognuno di noi tutti ha dato vita chiati, ai amato, figli, sì. però poi questa è un'altra cosa, perché è una cosa spirituale, no? È una cosa che ti passa dal cuore, che esatto, ti passa dall'anima esatto. e che esce fuori. Bellissimo, guarda, eccezionale. E meritano sorrisi. Sì. Meritano sorrisi, sì. Chiunque, questo secondo chiunque, me. Chiunque merita un sorriso. Chiunque merita un sorriso. Chiunque non merita si un nega sorriso. A nessuno, si dice. No, no? Mai. E questo mai. Lo sappiamo, noi e lo sappiamo. Quindi più che mai in una situazione. Noi siamo così. Veramente tre persone sorridenti, sì, sempre. Sì, sì, che sì. fanno del sorriso. Non voglio siamo dire. Cinque persone sorridenti. Cinque persone sorridenti. È vero, è verissimo. È verissimo. Cinque persone sorridenti che non lo fanno perché lo studiano, ma perché gli esce, capito? Gli esce proprio dal. Infatti. Prima volevo dire una cosa un po' autocelebrativa, però guarda il selfie, vorrebbe sorrisi, lo volevo dire prima. Allarghiamolo. Oh, guarda che bello, è bello, sì. Infatti, è un bel selfie sorridente. Lo mandi anche a noi, ce lo regali il selfie? Ma ve lo mando grazie. Immediatamente, ve lo mando subito. Ti posso scrivere che lo voglio anch'io. 328-79-48-796. E questo potete farlo tutti se volete il selfie di giornata, è stato già prodotto, l'avete chiesto in tanti, ve l'ho mandato. Bene, bene così, ci piace amore, molto. Che bello il messaggio di Giorgia, lo leggilo, merita ti prego. Di essere letto. Siete meravigliose, mi avete fatto piangere però col sorriso. Grazie, grazie Giorgia, grande.
Grande Giorgia, grandissima veramente, perché non è semplice stare accanto a loro stasera. E adesso lei aveva fatto una battuta, belle quelle due, brutto quello che sta accanto. Io sono brutto davvero stasera, perché io sono qua che raccordo, che faccio le cose, però poi guarda cosa hai creato. Senti che esce fuori. Non ci sarebbe stata questa serata se tu non avessi entusiasmo verso la vita. Vabbè, sì, ma questo è anche il vostro, anche il vostro, il nostro. Perché ci si incontra, non a caso. E ci si incontra, sì, è vero, e non ci si incontra per caso, veramente, ci si incontra perché sì. E basta, perché ci si doveva incontrare. Ila, il tuo ultimo pezzo, so qual è, perché è l'ultimo. Questo sì, questo lo sai. Oh, e allora, questo... questo io lo scelgo perché è un pezzo che sicuramente a casa mia abbiamo amato tutti molto. E anche includo sempre anche Fabrizio, quindi anche con lui, diciamo, lo sottolineo perché tuttora lo cantiamo, l'abbiamo cantato anche a Natale dell'anno scorso insieme, con, potete immaginare, con la sua mimica e la sua voce spettacolare. Ed è un pezzo che secondo me può sembrare anche magari triste insieme, ma in verità è un pezzo di speranza. Come perché no? Comunque invita a una cosa bellissima. Sì. E invita a curare il nostro mondo. E poiché io credo e quanto sempre, ce n'è bisogno e credo davvero che è possibile, e parte da ognuno di noi, perché vedete, in una serata così, con un pochino insomma di cuore e un sorriso in più, poi si può creare qualcosa, un'atmosfera speciale, forse sì. Questo si potrebbe fare ovunque. Sì. Quindi a maggior ragione io sento vivo il messaggio di questa canzone, e credo che come è capitato a me e Eleonora tante volte in quei momenti di corsa al lavoro, di incontrarci e fermarci magari anche quei 15-20 minuti che abbiamo tolto a un pranzo veloce o a uno spostamento che dovevamo fare per poterci dare forza e per poterci appoggiare l'una all'altra, questo si può fare davvero con tutti. E quindi Michael Jackson, Heal the World. Tra l'altro un pezzo di una bellezza e spettacolarità eccezionale. Selezione di Ilaria su Radio Cigliano. There's a place in your heart and I know ho parlato sopra la canzone. No, era chiuso. Era chiuso, ma era chiuso. L'hanno sentita su Facebook. Vabbè, loro sentono tutto. Sentono tutto. Si può dire niente. Cioè, questo è veramente avere le cimici dentro casa, però. Perché è un po' così. Guarda che Giorgia ti riscatta, Dice che sei bello anche tu. Amore, io grazie voglio, mille. Lo voglio pure io, il selfie, ridai. Te lo ridò il numero, Giorgia. 328-794-8796. Lo vedi anche sul serpentone? Non sempre, in questo momento non c'è, ma lo vedi eccolo, anche scritto eccolo. Sul serpentone. 32, no, è quello il serpentone che vedono loro. Sì, questo è quello che vediamo noi con ritardo. Quindi, tra poco, adesso, dopo i vostri nomi, appare il numero di telefono. 328. Nisim. Grande, ciao, Nisim. 328-794-8796. 794-8796. Pure Alessio, no. Ma io non c'entro, io stasera sono veramente un oggetto, sono un maggiordomo e mi piace essere così, perché loro sono le protagoniste, loro quattro sono i protagonisti di questa, di questa serata. Io penso che questa serata alla fine lo siamo diventati davvero tutti quelli che hanno partecipato. Secondo me sì. È vero, secondo sì. Me sì. Forse è questo che me ne vado davvero a casa con il cuore pieno, perché immaginavo una bella serata, perché quando porti in un dopo cena due persone belle come Vittoria e Laura non può venire fuori una serata bellissima, ma non mi aspettavo tanto. Bello, è una cosa emotiva, ma ripeto, non abbiamo mai tolto il sorriso dalla faccia nessuno dei tre. È vero. Anche con le lacrime agli occhi, sì, ma con, anche come dice con le Giorgia. Lacrime agli occhi, ma col sorriso che è giusto tributo, che è proprio la loro, è dire ragazzi, ci siete siete stati grandi veramente. E grazie per tutto quello che avete fatto. Allora, mi faccio un po' di affari vostri. Chi sono? Salutoni dal Brasile. Quanto ci piace. Grazie. Allora, Riccardo, grazie della condivisione. Non siete in ritardo per condividere il video, se volete condividerlo sulle vostre pagine. Francesco, e grazie anche a Francesco, grazie. Gli altri li ho ringraziati. E grazie anche a Nisim. Grazie veramente a tutti. La condivisione sulle vostre pagine di questa serata, secondo me, è la giusta risposta a quello che ci è stato detto questa sera, che vi abbiamo detto, che ci hanno detto questa sera e che ha colorito questa serata. Non era... era prevedibile, ma non fino a questo punto, no, secondo me. No, poi era...
come dire, è stata molto coccolosa, appunto, sì, accogliente, sì, accogliente, cioè, almeno per me, calda. E secondo me quando le cose si fanno in questo modo, poi la realtà supera l'immaginazione. È vero, sono assolutamente d'accordo. Che carino, dice Enrico. Vittorio mi chiamò in sala per vedere e godere insieme l'assolo di Whiplash, perché anche lui è appassionato, di jazz, hanno questa cosa in comune. Infatti lui me lo diceva sempre, non lo dimenticherò mai. Ma come fai, veramente? È impossibile. Ragazzi, siete stati veramente tanti questa sera e io vi ringrazio, inizio a ringraziarvi raccontandovi, non vorrei, ma insomma è un po' di palinsesto, lo devo anche fare. Sabato non andrà in onda Du Gusti Si Smeglio Che One, andrà in onda domenica alle 16, quindi lo spostiamo di un giorno per questioni logistiche che potrete ben immaginare, chi conosce, chi ci conosce, andrà in onda domenica, quindi restate con noi. Martedì sera alle 22, 4 pm ora di New York, dopo Du Gusti Si Smeglio Che One speciale New York, probabilmente saremo in tre, ma sarà una sorpresa. Giovedì prossimo un altro ospite qui a Dopo Cena Con, e il live rotation ve l'ho fatto vedere nella pagina Facebook di Radio Cigliano, lo vedete a video in questo momento, la radio è sempre attiva, se volete ascoltarla mi raccomando non dovete fare altro che cliccarla e ascoltarla sempre, perché è la radio di Alessio, ma è anche la radio che Alessio vuole proporvi e ascoltare. Io inizio veramente, no, non inizio niente, perché adesso tocca a voi. Oddio, vero, la sorpresa. C'è la sorpresa finale. No, non è questa, c'entra niente. Quella che vi ho detto prima, no? La sorpresa finale la cosa che non vi ho detto. E che adesso le vi cose dico. Che non vi ho detto. Adesso lo saprete, le cose che non vi ho detto. No, è solo una, ma non è difficile. Anche perché sicuramente abbiamo il mood giusto e chi ci segue sa perfettamente di che cosa sto parlando. Ah, sì, eh? Beh, sì, lo sa, perché ho fregato tutti quanti. Tutti. Perché poi è difficile che ci seguano fino alla fine. Torniamo in diretta su Radio Cigliano, su Spreaker. Grandissimo inno di Michael Jackson a sanare, a guarire, a mettere un cerotto al mondo, soprattutto quando si buca, no? E c'ha bisogno di essere un po' riparato, di essere messo a posto. È il nostro. Cioè, a casa tua se si rompe una cosa la ripari. Il mondo è bello ripararlo, no? Questa è una teoria, diciamo, che avrebbero sposato sicuramente sia Vittorio che Laura. L'hanno sposata, veramente. Signore e signori, è mezzanotte, 23:52, e ci stiamo avviando alla chiusura. È stata una bella serata, a me è piaciuta veramente tanto, una serata col cuore, una serata importante, una serata che ci ha dato la possibilità di conoscere Vittorio e Laura un po' meglio di come li conosciamo noi, magari per voi un po' di più di come li sentite semplicemente dal vostro televisore, no? Quando interpretano i ruoli che li hanno resi grandi, veramente grandi. E è stata una bella serata, vi invito a condividerla e a vedervela domani, da domani su Facebook in HD. E adesso posso girarmi verso di voi, decisamente, ma guardate, è una cosa semplice, intanto non posso fregarvi tutte e due insieme, ne frego una sola, scegliete chi. Questa grande solidarietà, no? Grande, e tutto finisce qui, capito? Tutto quello, esatto, che abbiamo detto adesso... la serata finisce qui, si incrina davanti a questa cosa. Vi assicuro che non è niente di che, anzi secondo me è anche una bella cosa, però siccome la farete tutte e due, una avrà il tempo di pensarci, quindi chi è la prima che si butta? Dai. Ila, ti scelgo. Ti ho scelta. Vabbè, ma è semplice, guarda, adesso io ho parlato tanto questa sera, taccio e tu chiudi la trasmissione. E chiudere una trasmissione come questa non è facile, no. Perché io invece la apro. Sì. E la apro a tutti quelli che hanno partecipato, a tutti quelli che partecipano alla nostra vita, e a tutti quelli che abbiamo incontrato, che incontriamo e che incontreremo, perché come dicevamo prima, imparare a sorridere e ad apprezzare e a mordere la vita è un privilegio che io attualmente non voglio perdere, e quindi
apro a quest'ora così tutti gli istanti, perché ne voglio vivere uno ad uno, quindi non mi proietto neanche sul futuro che mi aspettano, da poter condividere con tutti coloro che fanno già parte della mia vita e che incontrerò. E questa sera con un sentimento particolarmente forte, perché è stata un'occasione di sentire quanto un rapporto umano può dare a ciascuno di noi. Vado a dormire veramente a cuore pieno. Evviva, che bello, bravissima Ele. Certo, tutte queste parole. A chi tocca non si grugna, si dice a Roma. io volevo chiudere ringraziando sicuramente Alessio per averci dato questa opportunità, e Ilaria per aver avuto questa idea bellissima, perché parte da lei, insomma, abbiamo detto? Non mi ricordo. Sì, non l'abbiamo detto, l'abbiamo detto. E mi ha chiamato, vogliamo fare questa cosa, io ovviamente ho abbracciato subito questa idea. E ringraziare, ovviamente non posso non farlo, ma ringraziare Vittorio, perché è un fratello meraviglioso. E io una cosa che dico sempre, che lo dicevo l'altro giorno, che non riesco a pensarmi figlia unica, lo so che non lo sono mai stata, però non riesco a pensarmi sola senza di lui, quindi per me veramente mi sento comunque una che non che ha avuto, però che ha un fratello, e lo ringrazio per tutto quello che mi ha dato, perché se riesco a essere così forte, così a vivere così, è sicuramente perché lui mi ha dato tanto. E poi come si chiama la trasmissione? Du gustis is meglio che one. Allora diciamo cinq gustis is meglio che one. Perché oggi siamo in cinque. Oggi siamo in cinque, veramente. E grazie ovviamente anche a voi e tutto l'affetto che tutti ci avete dimostrato. C'è un bel saluto anche di Fabrizio che voglio leggere. Ciao Laura e ciao Vittorio, alla prossima puntata. Grande, questo è veramente padre. Grande, bellissimo, grandissimo. Signore e signori, dopo cena con di oggi finisce qui. Grazie per l'ascolto. Grazie. Ovviamente chiudiamo prima sulla radio e poi chiudiamo su Facebook, quindi non vedo togliete la cuffia, state serene e tranquille. Grazie per essere con voi, grazie Eleonora, grazie Ilaria, che bello, che bello, che bello. Non ho altre cose, vedete, mi sto sfondando di sorriso, andrò a letto con i muscoli che mi fanno male. Fa bene. La mascella completamente sfondata. Grazie veramente, grazie a tutti per essere stati con noi. Appuntamento a sabato, ciao a tutti, grazie, ciao, buonanotte, grazie, buonanotte ciao, a tutti. Ciao. E adesso stiamo chiudendo la puntata su Facebook, perché funziona in questa maniera. Grazie di essere stati con noi, grazie veramente, grazie di tutto quello che ci avete fatto, e grazie veramente anche a voi, che sono contentissimo di avervi qua, di avervi avuto qua. Buonanotte a tutti, buonanotte. Ciao, state bene, siate felici.